tutti! Let's go! Finalmente! Finalmente! Finalmente, ragazzi! Sì! Quanti siete oggi? Quanti siete? Ciao, ragazzi, vi mando un grande cuore a tutti. Scusate per non parliamo di ieri, ma scusate per ieri. Giusto questo perché mi è dispiaciuto un sacco. Non tanto. Grazie, Matt. Hai fatto un anno. Ti dico che mi ero un certo PG. Ho aspettato la live per farla. Link 3R1 Pro Gamer, Link 3R1 scritto, Link 3R1 Sekhmet. Grazie Text to Speech per tutte le varie emoticon. Grazie mille, finalmente 12 mesi. Hai il papillon adesso, Matt. Let's go. Ragazzi, scusate se oggi non vi saluto tipo tutti quanti insieme, perché tipo siete già in 27. È un po' difficile salutarvi tutti, quindi un ciao complessivo per questa volta, non mi odiate. Non mi dispiace tanto per ieri, non mi dispiace del fatto che la live sia saltata, perché può succedere. Mi dispiace che io non ve l'abbia fatto sapere subito. Non l'ho fatto perché sono un sadico bastardo, ma perché pensavo, ora li avviso, però ho detto, ma forse riesco a farla. E intanto si facevano le 7:30. Ma forse riesco a... E poi si facevano le 8. Poi sono fatte le 8:30. Ho detto ok. E mi è dispiaciuto, perché poi mi ero collegato sulla live di Giup e ho visto tipo Nautilus, Teruya. Sì, Teruya, vabbè, vaffanculo. Alex, Nautilus, Alex e Max che chiedevano a Giup tipo, ma dov'è il Link? Sai dov'è il Link? E tipo, non è stato bello. Sì, Giup, ti saluto. Ciao, Giup, tieni un cuore. Ma solo perché hai iniziato a vedere l'op live oggi. Solo per questo motivo meriti il saluto speciale. Chiariamo. No, la chat rallentata. Allora, da adesso in poi vi leggo, ragazzi. I messaggi di prima si sono persi nell'iperuranio. Me li leggo magari a fine live, me li riprendo, perché in questo momento è un po' difficile. Posso rimandartele? Rimanda tutto quello che vuoi, Nautilus. Teruya, sei Teruya. Ormai invece sei Kagarin. Chi è Kagarin? Non lo so, lo scopriremo. Rika ha riscattato il Pat-Pat. Riscattiamo il Pat-Pat, ma non solo. Mettiamo anche questo, che da tanto che non c'è. Il sole. Oggi il sole brilla su di noi. Ecco, questa mano mi fa sembrare ancora più pelato di quanto non sono. Grazie Rika per il pat-pat, me lo sto proprio godendo. Ciao, è arrivata anche Lisette. Le persone che arrivano da questo momento in poi le saluterò, quindi mi dispiace per i poveri stronzi che sono arrivati prima e non si beccano il saluto. Non ci ho creduto seriamente a quella cosa di ieri. Mi dispiace, quindi pensavi che davvero sarei rimasto in chat, cioè che sarei venuto in live. Mio, grazie mille. Sono stata assente per tanto tempo. Spero di riuscire ad essere più presente d'ora in poi, minore 3. Che carina, Mio. Non ti preoccupare, puoi venire quando vuoi, quando hai tempo, quando te la senti. Mio c'era già nella lista degli abbonati, Matt pure, quindi non devo aggiornare nulla, perché ho sistemato anche la lista delle sub. Siccome le ho messe con lo sfondo nero, adesso c'è pure quella striscetta colorata, come potete vedere, incredibile, che è youtuber professionale. Finito di guardarti le live per recuperare le cose che avevo visto proprio ieri a luna di mattina. Vabbè, allora l'ho fatta apposta a mancare, merito, che dici? Cioè, in quanto presidente della Teruya Protection Squad, che attualmente conta 9 membri, mi sembrano un po' tanti, sono fiero di poter presentare l'opera d'arte contemporanea nata da un'idea di Nautilus. Giup, grazie per aver giftato l'abbonamento a 20, hai fatto partire il treno, che carina, grazie. Tieni un cuore grande. Allora, per te metterò una canzone dedicata a te, Giup. E non importa, farò la live, me la metteranno demonetizzata su YouTube, ma lo faccio solo per te.
Bene, ora finisco di leggere quello che ha scritto Teruya. Fa ancora questo Teruya. Ma perché non riesco a dire Alex? Perché? Hai ragione, Lisette. Allora, questo pat-pat è per Lisette. Ok, capiamo. E dalle abili mani del bomber, Teruya Giga Shad il bomber. Ori? Thank you, Ori, per le due sub regalate. Per le sub regalate a Manga e a Evax. Grazie, Ori. Che carino. Tieni un cuore anche per te. Un cuore grande. Adesso li devo aggiornare questi. Non lo farò adesso, perché prima dobbiamo vedere l'opera magna di Bomber. Allora, mo faccio arrabbiare qualcuno. But actually l'ho già vista. Sai com'era? Non me lo ricordo com'era su Just Dance. Perché faceva tipo... No, faceva... Faceva tipo così, com'era? No, era... Aspetta, tipo così era, tipo... Mi fa... Non me lo ricordo. Senti, c'è il video, Jup. Guardati il video. Aspetta, ma c'è stata un'altra... Ori, hai regalato un'altra sub a Giga Chad dei po... Ma chi è Giga Chad dei poveri? È il bomber? Chi è? È Teruya Giga Chad? Chi è? Account creato ieri. Mi sa che qualcuno che ha creato l'account per Teruya Giga Chad. Grazie, Ori, per un'altra sub regalata. Pure Lisette, ma sei impazzito oggi, Ori? Ah, è il bomber. Aveva detto che era il bomber, l'avevo detto. Teoria confermata, ragazzi. L'ho scritto io quell'account, l'ho scritto io. Ori, grazie, ma sono già 4. Basta, Ori, per favore. Non mi distruggere emotivamente così. Io ti dedico questa, Ori. Distrust, non mi fido. Non mi fido di queste donazioni. C'è qualcosa sotto, Ori. Stai plottando qualcosa. Comunque, ragazzi, mo ve lo faccio vedere, però purtroppo io ieri sono stato su Instagram e purtroppo mi è capitato nella home il disegno, quindi io purtroppo l'ho già visto, però perché dovrei privarvi di questo capolavoro? Quindi adesso ve lo faccio vedere. Uno sneak peek del remake dei Teletubbies. Ah, aspettate, mi metto un attimino in pari. Ma quanto è durato sto pat-pat? Basta pat-pat per Lisette. Va bene che era stato scammato, però. Ti avviso che è imperativo fare tutto il prologo. Non me ne frega nulla, Max. Non me ne frega un cazzo. Non è che ti pare che stacco prima per giocare a persona con te? No, oggi si sta qua fino a mezzanotte pur di fare il prologo. Vaffanculo. Link, ma sei pelato, ma vaffanculo. Omori lo trovi sul canale secondario 20. Perché sono stupido e le ho ricaricate lì. Reiniziare anch'io lo live. Comunque, Jup Tears, il tuo cosplay è bellissimo. Allora, chi è che ha riscattato il cosplay di Nico a Jup Tears? Cioè, chi è? Capiamo che è stata una persona importante, coi capelli rosa. Il cast è fantastico, non vedo l'ora. Già quella che mi è capitata nello schermo del titolo è una buona. River City Girl 2. Beh, ci dobbiamo giocare. Ah, ma qua qua ancora c'erano i messaggi di Popi Popi. Cioè, sono indietro tipo di 5 minuti, regà. Allora, skipperò di nuovo un po' di messaggi. Stavolta vorrei fare delle prove off live, sì. Va bene. Avvisai già chi muore. No, ma cosa più brutta. La cosa più brutta sapere già. Però ti faremo vivere il gioco lo stesso. Cioè, ti faremo godere il gioco lo stesso. Con le nostre cazzate e le nostre teorie, palesemente. Ilaria che tortura sec mette in background. Sì, era proprio lei, era proprio Ilaria. Le bombe, il Giga Chad, i culi di Kodomo. Ori, basta! Basta, Ori!
dollari, basta! Basta! Continua a farlo, altri soldi. Grazie, Ori, che carino! Cosa devo fare? Un cuore così non basta, ti faccio il cuore così. Però senza avere il collo ingoblinito, magari più dritto, tipo così. La smettiamo, io lo so che tu lo stai facendo solo perché vorresti che io upgrade la barra degli abbonamenti attuali inserendo i nuovi nomi. Non lo farò in questa live. Ho scoperto, tra l'altro, ragazzi, cioè guardate che bello, le conoscenze di Excel mi hanno permesso di aggiornare più velocemente la subscriber list, perché adesso quando scarico il CSV dalle analitiche di Twitch so come manipolare i dati, so come spacchettarli in più colonne, so come prenderli dalle righe e da tutte le colonne e metterli in riga. Ragazzi, mi si è creato un mondo conoscendo Excel. Asimo, voglio una reaction ad un video che ti mando. Vuoi fare prima e il dopo il gioco? Lo facciamo prima. Adesso guardiamo. Allora, adesso mi sono messo tipo in più o meno in pari. Non è vero. Non mi sono messo in pari. Anzi, adesso sono in pari. Se ho missato delle cose importanti. 33, ragazzi. Allora, qua c'è. Allora, chiariamo una cosa. Allora, fatemi fare la premessa. Se ho missato delle cose importanti, scusatemi, riscrivetemele per favore, capitemi, grazie. Siete bellissimi. 5 minuti di Beautiful Dead e arriva Ilaria. E giochiamo, perché io ho un sacco di voglia. Si è completato fino a livello 3. Grazie Max per i 50 bit, scusa, non... questa emoticon sempre la dedico a Jup. Cosa stavo dicendo? Ah sì, se ci sono messaggi che non ho visto rimandatemi per favore. Sì, adesso vediamo. Adesso vediamo le due cose che mi hanno mandato. Allora, ho fatto pulizia, ragazzi, delle mie cose di OBS. Cioè, assurdo. Allora, questo era quello che mi ero spoilerato ieri. Sempre se l'ho data la cipolla gay. Volevo dire Teruya. Cioè, a me mi fa troppo ridere i peli colorati sotto le ascelle di colore verde. Mi fa troppo ridere. Cioè, ma poi il bello è che c'è anche gli occhiali di Haruhiko. Cioè, è pensata come cosa. Non è che cioè, capito? C'ha gli occhiali pure. Gli occhiali di Haruhiko, cioè, ragazzi, c'è, cioè, del livello di dettaglio che secondo me è da lodare. Poi ci sono anche le varie versioni, no? Cioè, quella whitewashata, quella in cui è morto ed è illuminato dalla luce divina. Che cosa c'è di diverso qua? Ah, che non ha la cipolla in questo. E basta. Basta. Quindi, grazie, per questo ti devo fare veramente i complimenti, per questo, perché è bellissimo. Dopo lo likerò e lo condividerò. Palese, meritato. Fallo vedere Ilaria, se si degna di venire, Ilaria. Arrivo. E poi ci sono i Teletubbies. Allora, devo dire, Nautilus, anche te questa volta i complimenti, perché questo meme è bello, incredibile. Sto dicendo che un meme di Nautilus è bello. Pazzesco. Guardiamo questo, è lo stesso che ho già fatto vedere prima, Bomber. Complimenti per il nuovo account, perché... Giga Chad dei poveri è stupendo. Fa vedere, era lo stesso? Sa di sì? No, Instagram. Vuole che accedo, Bomber. Non mi fa vedere le tue storie. Era sempre Teruya o era qualcosa di diverso? Allora, Saitani ha fatto la reaction all'ultimo video Treno di poco costruito sulla canzone di Ed Sheeran. Ha deciso di mettersi in sottofondo Tiziano Ferro. Veramente?
Ah, scusa, hai ragione. No, 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 hai ragione. Che stavo parlando. Scusa, hai ragione. Grazie, Ori. Hai regalato un altro sub, vero? Che stupido. A Lilluzp, che è Lillo, l'amico di. L'amico di. Alex. Alex, sono riuscita a dirlo. Grazie, Ori. Ne hai regalate quante oggi? 9. Veramente, Ori, non so che dire. Thank you so much. Un cuore ancora più grande. Che non. Invece di fermarsi qui. Sarebbe più piccolo e così, no? Quindi lo devi completare tu. L'amico di Teruya. È proprio tu. Sol Lillo, l'amico di Teruya. Va bene, vediamo. Ma che cazzo è qua? Questo è bellissimo. Cioè, il primo meme di Nautilus, bello. E poi il bomber ha disegnato questo. Ma che Dio, cosa? Ma chi. Ma chiama cioè, Teruya Chad. Sì. Bello. No, Ori, va bene, mandami il tuo indirizzo PayPal. Ah, Max, mi sono riverso di nuovo il tuo video. Aspetta, ti faccio mettere. Ti faccio sedere, ciù. Madò, raga, non riesco a handlare la situazione. I am a failure della peggior species. Ciao, Cooling. Oh, c'è anche Ilaria, aiuto. Il video del bomber invece non l'ho capito bene. Ma era. C'era altro allora, bomber, a parte. Perché non mi fa vedere la storia se non mi loggo. Quindi la storia non. Beh, fai partire il gioco, dai. Non la vuoi vedere? E devo loggarmi un attimo. Aspetta, mo ci provo. Togli. Mo ci provo, non ciao ci sono cose strane, Ori, vero? Ciao Mary, ciao chi altro? Aspetta. Non ci sono cose strane, vero? Bombe, riferimenti. Chi è Just Ventlin? Under 18, Just 20. Ok, ciao. Oddio, non riesco a leggere tutti i commenti. Chi è stato il primo a salutarmi? Matt, ciao Matt. Non ci sono ciao cose Lucky. Strane. Ciao Aiko, ciao Rika, Mio Ultimate Inventor, ciao. È impazzito. Chi è Mio Ultimate Inventor? Un'amica di Lisette. Ah, ok. È impazzito. Ciao Markup, impazzito, ciao Lisette, Ori. Ciao Jali, impazzito. Ciao Max. Hai salutato più ciao persone Vediella. Di me oggi. Cioè io sono entrato dicendo un saluto a tutti, ma mi fai fare a me io non saluto figura. Mai tutti quelli che mi salutano una a una, è la prima volta che lo faccio. Capì? Cioè, solo per farmi sfigurare. Ciao Grace a me, Rosy, ciao Giga Chat dei poveri. Sarebbe il bomber, Giga Chat dei poveri. Ok. Giga Chat. Grazie Ori per la chat regalata a Giadi. Shoot, ciao e basta. Un cuore mini questa volta. E Alex, ok, credo di aver salutato tutti. Più grande non si può, tutti devono avere la pizza. Non è il mio canale, Ori, però ti ringrazio tanto. Che cute. Allora, vediamo sto video che mi ha mandato Max. Cazzo, gli auricolari. Allora, Max, no. No, dopo mi devi prendere. Allora, ti voglio bene, Max, però 5 minuti la vediamo alla fine della live. Perché qua bisogna giocare, finita pure Beautiful Dead. L'ho detto che ha regalato la Chad. Allora, vediamo la foto di... Vediamola... Emotional damage. Ori, ma non... No, basta, perché poi ti devi comprare il sushi con queste sub. Infatti, devo offrirgli la cena. Devi ricordarti di aggiungere... Cioè, veramente, vedi, non l'ho voluto fare. Simo, dopo questa Ori si merita una casa in regalo. Una casa in regalo, una casa dei Playmobil o dei Lego, lo posso fare. Ori, ti costruisco per te una casa su BTS Island, ok? Ti va bene? Allora, vediamo la storia del bomber e poi... partiamo. Ma perché non mi apre? Non mangi sushi, oh no.
Allora, vediamo. Vediamo come ci delizia il bomber. Ma è nuova. Ah no, 55 settimane. No, ma questa già l'ho vista. Questa già l'abbiamo vista. Questa già l'abbiamo vista. Ah, questa è nuova, mi sa. Ah, questo l'avevo visto il sondaggio. Sì, l'avevo visto il sondaggio. Questa è nuova, forse. Yolk. Ah, sono le persone che hanno partecipato al sondaggio? Ma che è successo nell'ultima sequenza di immagini? Non ci doveva essere quel coso bianco. Ma Teru, che si sta avvicinando? Nagita Mogus. No, per piacere, non farlo. No. Nani? Perché? Va bene, ok. Nagitus. Nagitas. Nagisus. Va bene, bomber. Ok, va bene. Un po', come dire, un po' no sense, però apprezziamo anche questo. Anche se Teruya Giga Chad, Teruya Giga Chad era il top. Quello è imbattibile. Ciao Aiko, il video di Seidonia lo vorrei vedere, ma adesso voglio giocare. Cioè, 5 minuti sono tanti. No, non ho teorie per la trama al momento. Difficile averne adesso. Ma darti le sapevo già da un po' per ringraziarti delle live. Non scherzo, non ho i motivi per cui ho resistito. Tanti un anno pesante da perseguire le tue live e parteciparci. Cute. So cute. So cute, Ori, grazie, non so che dire. Se hai bisogno di di raccontarmi cose in privato o altro, cioè, lo sai che mi puoi contattare quando vuoi. Adesso, però, comprati, non lo so, una piadina. Non ti piace il sushi, la piadina ti piace per... Cioè, la piadina... Se non ti piacciono le piadine, Ori, io ti caccio da questo canale. Ecco. La pizza. Potevo dire la pizza, è vero. Però... La pizza. Vabbè, una piadina con sopra il condimento che metteresti su una pizza, che poi richiudi. Ti piace così? 38, ma che cazzo mi state dicendo? Ah, mi prendi gli auricolari? Amo le piadine, indovinato. 38 mi sembra il momento perfetto per startare. E secondo te perché ho cambiato scena, scusa? Avete visto che ho cambiato il riquadrino? Ho cambiato il riquadrino della cam? Mi gira il cazzo pure che fra poco già mi devo assentare per andare a preparare la cena. Ho cambiato i rant, via da questa live. Ho cambiato ho aggiornato le barre, ho messo la striscia in modo che si leggesse meglio. Mamma mia, che professionista. Quali sono questi? No, quelli col jack, che stanno nel cassettino. Ah, un giorno il jack? Allora, ve lo dico, lo schermo del titolo durerà 10 secondi, perché l'altra volta per settarlo su Steam sono impazzito. E l'ho sentito per 10 minuti di fila, quindi avrete poco tempo per vederlo, perché... È lo stesso? No, ho detto che non è lo stesso. Allora, ragazzi, fatemi sapere come si vede. Dovrei aver settato tutto, si spera, per bene. Ma oh, è nuovo questo! Il Chad! Allora, ditemi se si sentono bene le nostre voci, se devo abbassare. Si vede già comunque che il design è fatto meglio rispetto al precedente. Sì, hai voglia. E soprattutto. Nuovo Napoli Juve, però. Soprattutto, finalmente una protagonista. Abbassa la voce. Una protagonista femmina. Lo vogliamo dire?
Lo vogliamo dire? Vabbè, sì, c'è la Vogue, giusto. Lo vogliamo dire questo oppure no? Eh? Ma ce la facciamo già a scoprire tutti loro chi sono, i talenti, secondo te? Penso. Sembra Kakyoin. Insomma, è molto diverso da la, un po' la pettinatura perché c'ha quel ciuffetto, però. Ma ciuffo, ok, però. Vai, che sono troppo hypata. E non ho capito se si sente bene. Magari fa. Giup, ma sei una schifosa. No, mi arrabbio. Mi arrabbio. Che è successo? Che ci sono dei messaggi alimina? Non lo so. Comunque, vabbè, fatemi sapere per il sound check. Io sappi che leggerò molto veloce perché. Teruya! Teruya! Inizia con Teruya! Sembra suo padre, sembra! Ma pure... Allora, fammi dire cosa stavo dicendo. Inizierò molto veloce, andrò molto veloce perché voglio arrivare a leggere tutti i talenti che sono. Ok, ma poi, cioè. Ma me. Sì, sono io! No, ma io mi arrabbio, perché devo iniziare questo gioco? La prima cosa che vede Teruya! Sì, finalmente l'ho trovato, sono quasi arrivato! Ma perché? Fino comunque ma che perché? Adesso hanno sistemato anche meglio il layout delle scritte. Sì, sì, è come se fosse un gioco ufficiale. Sì, sì, sì. Ma ti pare che devo trovare a vedere Teruya come prima cosa? Certo che sono con lei, sembra essere di cattivo umore. Chi? La pagliaccia? No, la mommy. Aspetta, cosa? A mommy. Ah sì, certo. Lo sai da quanti anni lo stiamo cercando? Quindi è Teruya adulta? È Teruya adulto? Eh sì, non vedi che è più adulto. Te l'ho detto, sembra suo padre. No, io lo voglio vedere di faccia. Vabbè, saranno passati 4-5 anni. Sì, tipo, secondo me. E stanno cercando Utsuro nel mare. Forse. Sì. Cioè, o comunque tipo su qualche isola. Vabbè, lo sai da quanti anni lo stiamo cercando? Stanno cercando Utsuro. E quindi sono passati anni anche dalla storia principale, quindi cioè anche proprio da quella di Danganronpa principale. Ah, sì, effettivamente, visto che l'universo è lo stesso, bisogna capire come. Sì, lo so. Quindi per questo Teruya era così popolare. Può essere. Boh, vabbè. È perché dal mixer non l'ho cambiato. Boh, mi sembra altissimo. Cioè, mi stanno infrangendo i timpani ste onde del cazzo. Vabbè, raga, abbasso un po' il volume. Fatemi sapere se poi dobbiamo fare altri accorgimenti. Sto abbassando un po' il volume dal mixer perché Ilaria dice che non che si sta distruggendo l'orecchio. A parte questo, stai bene? Sei sicuro che andrà tutto bene? Ok, se lo dici tu. Grazie, Venti. Io comunque sono veramente troppo in hype, raga. Sì, lo so. Ti contatto subito se c'è qualcosa di sospetto quando arriviamo. Sì, è ora di concludere tutto questo. È l'unico modo. È l'unico modo. Voglio vedere la mommy grande anch'io. C'è la mommy l'unico grande. L'unico modo per cui loro possano riposare in pace. Mettere fine a tutto. I nostri amici. Ho visto quell'isola nei miei sogni. Anche tu eri lì. Utsuro e Akane. Non mi hai promesso niente. Non hai potuto farlo fino alla fine. Quindi ora sono da sola, non lo so. Utsuro che è da solo. Da sol. Quel posto è diventato la nostra promessa. La promessa d'amore. Ho seppellito il mio dolore e la mia sofferenza sotto i pezzi distrutti di quella promessa. Utsuro. Utsuro palesemente. Che buona! Forse ci sei, forse. Ma che è empty? Come se mancano dei testi. Ok, vabbè, cosa devo dire prima di tutto? Se dovessi spiegare chi sta parlando adesso, il mio nome è. Anche se non credo freghi a nessuno. Il mio nome è. Come possiamo chiamarla? Ciuffetta. Come potete vedere. Non sono, vabbè, non sono speciale, non ho niente talento. Di particolare, non ho un aspetto chissà sono che... Sono una average, vabbè, sì. School girl. Perché empty? Perché mi dà fastidio. Sono solo una, vabbè, studentessa... Di una scuola normale, mi sveglio di mattina, vado a scuola. Forse perché tipo una registrazione che tipo c'ha delle interferenze. Se anche durante questo gioco cominci a fare teorie su teorie e mi devi rovinare l'esperienza di gioco, come nel primo gioco. Ma che cosa fai? No, per quello che hai detto adesso, dico in generale, un discorso generale.
È un discorso generale, non mi riferivo a quello che hai detto adesso. Mi fa ridere, Max, quando il text to speech dice queste cose. Grazie per i 50 bit. Se devi fare teorie, scrivitele, perché io non le voglio sapere le cosa teorie. Ti hai rovinato? No, l'ho detto nulla. Adesso! Ma non hai indovinato nulla in Another 1. Vabbè, vai avanti. No, dico in generale, non hai indovinato nulla. Ma che cazzo dici? Cosa mi hai rovinato un sacco di cose, vabbè, vai avanti. Io rovino le cose, ragazzi. Ciao Alice, bentornata. Scrivile, quando vai le teorie, scrivile in chat e io non le leggo. Solo vuotità. Vuotità, vuotità, vuotità. Vabbè, vai. Vacuezza. Horror vacui. Ma basta, questo è che rotto cazzo. Empty, c'è la scritto? Non lo so. Secondo me è il kanji di Empty. Ma? Ma che, Komaeda? Stai bene? Aspetta, ma è lo Yuki Maeda originale, lui. What? Non ho capito. E lo Yuki Maeda vero. Ma? Ma che cazzo? Boh, può essere. Vabbè, vai. È quello vero. Mi sembri spaventata, ma immagino non sia... Cioè, non è una cosa che sorprende. Neanche io so che cavolo sta succedendo. Eh sì, alla Oge, è quello vero, ragazzi. È quello vero. Non è Utsuro, è quello vero. Damn. Ma è un salto nel passato questo adesso, immagino. E non lo sappiamo noi, Yuki Maeda, che fine ha fatto, in effetti. Se la cosa è iniziata con Teruya più grande, ma qua c'è di nuovo lui ragazzino, vuol dire che siamo è indietro. È vero. Può essere che Yuki Maeda muoia alla fine. Beh, vuole cominciare già queste cose, per piacere. No, nel senso, perché noi non l'abbiamo mai visto nell'altro gioco, quindi non abbiamo, cioè manco è iniziato il gioco, già il personaggio appena uscito muore. No, nel senso, non dico che muore adesso, però... Vabbè, ho capito. Cos'è, un pulcino? È la nostra Monomi? Forse Teruya è cresciuto, ma Yuki no, Teruya... Cioè, Teruya cresce. Ah, è fatto sempre con RPG Maker, quindi... No. Però che belli gli sprite. Ah, sei sveglio. Sì, sono è tutto fatto molto meglio, decisamente, rispetto al primo. Link mi hai rovinato la vita. Dove mi trovo? Sono confusa quanto te. Sembra che siamo su una specie di spiaggia. No, sta cosa che c'è il vero Yuki Maeda mi intriga un sacco, ragazzi. Mi intriga un sacco. Ma poi la spiaggia, ma di quale isola? C'è sempre l'isola dove c'era il laboratorio? Penso di sì. Mi stai rovinando. Mi stai rovinando. Danganronpa Ischia. Yuki Maeda appare, Link Troll è morto. Cioè, è morto. Te l'hai spoilerato quando generalmente avevo cercato il cast, no, ragazzi? Cioè, vai. Meno male che io non mi sono spoilerato nulla, perché è bellissimo. Dove mi trovo? Cioè, cos'è questo? Dove mi trovo? Non ricordo niente. Ma perché non c'è il nostro personaggio? Infatti. Devi riprenderti, non mi sembri di stare molto bene. Danganronpa Capri. Perché mi trovo in un posto del genere? Ma è un po' stracciato, o sbaglio? Sì, un po'. Però perché sennò dovremmo giocare così. Perché? Perché queste sono le dimensioni. Ma vedi che mi sa che avevi già fatto questa cosa. Avevi semplicemente espanso la finestra. No, non lo posso fare. Non puoi espandere la finestra. Non so se ci saranno dopo delle opzioni, ma l'unica cosa che posso fare al momento è fare Alt Enter. Cioè, se semplicemente espandi la finestra con le frecce, non te lo fa fare. Raga, voi come l'avete giocato il gioco? In finestrella piccola o in Alt Enter? Ma è stretchiatissimo. Alt più Enter, esatto. Ma è wide cosa? È un po' wide. Che ti devo dire? Gira il cazzo. No, dai, va bene lo stesso. No, non te ne accorgerai più fra un po'. Non riesco a credere che stia succedendo questa cosa nel primo giorno di scuola. In effetti, quando l'ho messo... Sì. Ah no, vabbè, qua invece si vede bene. Su OBS l'ho messo bene, sì, perché l'ho... E io che sono stronza che lo devo vedere così. Ma io come lo vedo, scusa. E che cazzo me ne frega di come lo vedi tu, io lo voglio vedere bene. Penso che è un gioco brutto, Nautilus. Vi ci abituerete. Diglielo, per favore, diglielo, no, Teruya. Vabbè, io guardo qua allora. Ok, vabbè, questo l'ho letto. Ma non posso che sentirmi sollevato, pensavo di essere da solo. Sei una studentessa, penso stia parlando con la tipa, della Hope Speak, giusto? È piacere di conoscerti. Quindi lui è sempre Ultimate Lucky Student, vediamo. Della Hope Speak? Ma che è?
Uso da rock. Mi piace questa voce. Non sei un nuovo studente? Bellina. E non sai neanche che cacchio è la Hope Speak? Sono impossibili se non li fate più full screen, vero? Che cosa? Che cosa strana. Sì, no, comunque ho fatto alt enter, Ori. No, non lo so. Sei venuto da un paese straniero o qualcosa del genere? Comunque, cioè, non ho mai incontrato qualcuno che non la conosce. Ecco, Hope Speak è la scuola di punta. Hope Speak Academy è una scuola leggendaria con gente con i controcazzi, sì, cazzutissima, sì, tutti il pene lunghissimo, bla bla, sono ma non è che lei è... Ma 44 persone! Ma... Vai, 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 dobbiamo macinare trama, vai avanti, ci sono le persone che ci seguono. Non è un'esagerazione chiamare la scuola della speranza, perché è davvero la speranza del nostro paese. Speranza, ragazzi. The hope, the experience. Vabbè, devi soddisfare due condizioni per entrare in questa devi scuola. Devi essere uno studente, devi essere il migliore in quello che devi fai. Devi essere, vabbè, migliore in quello che fai e devi essere uno studente delle superiori. Solo gli studenti scoutati dal loro staff ufficiale, insomma, può entrare. Ilaria, pensa troppo ai BTS e parla di peni lunghissimi, che ti devo dire? E oggi è il primo giorno di scuola per quei nuovi studenti. Ah, è uscito dopo V3, ok, quindi speriamo che la protagonista, insomma, non sia una Kaede. è uscito dopo V3 questo? Sì. Quindi tu sei meglio del meglio in qualcosa? Beh, meglio del meglio, è un po' imbarazzante, non sono così speciale. Scusa per essermi presentato prima, vabbè. Sono Yuki Maeda, l'ultimate lucky student. Ok, aspetta, domanda, non è una teoria, ma domanda. Se lui è veramente il vero Yuki Maeda, l'ultimate lucky student, come ha fatto Utsuro ad entrare in qualità di Yuki Maeda a scuola come lucky student insieme agli altri novellini? Cioè, vuol dire che è scomparso dall'esistenza questo Yuki Maeda. Nessuno lo conosceva, non c'era nel database della scuola. Perché è finito però, qua? Però Utsuro ha trovato dei file su Yuki Maeda. E infatti si è visto e ha detto, ma io non sono Yuki Maeda. Quindi c'erano dei... Ah, perché aspetta, quella non era Hope Speak, giusto? Quella era il laboratorio, quindi era stato il mastermind. E allora sì, è stato il mastermind che... Sì, ma erano uguali. Sì, erano uguali. Però se tu sei già uno studente di Hope Speak... Ah, lui non è mai entrato dentro Hope Speak. Ah, ora ho capito, non è mai entrato dentro Hope Speak perché Utsuro si è sostituito a lui fin dal primo momento. Ok, ha senso, ha senso. Io pago l'abbonamento. Ok, ok, makes sense. Che figo anche così le animazioni, cioè non c'era niente di tutto questo nel primo gioco. Ha fatto scomparire tipo rapendolo oppure in accordo tipo impostare Rio. No, penso che l'ha fatto scomparire prima che entrasse a scuola. Sì, makes sense. Yuki. Ah, questo sprite che è nuovo. Che bello questo sprite. Comunque, pensavo che anche tu fossi uno dei nuovi studenti. Sì, me lo ricordo, Max, me lo ricordo. Hope Speak Academy. Mi suona familiare. Beh, dato che ci siamo incontrati, perché non ti presenti? Choder tutto attaccato. Già troviamo già i primi errori, Il mio nome? No, ha scritto dopo V3. Ah, il mio nome? Ah, il primo capitolo è uscito prima di V3 e il resto del gioco dopo, vabbè. Ma cosa? Perché? Come scusa? Cioè, non sappiamo niente di lei, non sappiamo il nome, non sappiamo il talento, va bene. Ehi, stai bene? Non mi sembri stare molto bene. Sì, è vero, le strane di Linus sono... le mani... Sì, le strane. Le mani di Linus sono stranissime, è vero. Academy of Speak, nome, Yuki, spiaggia, primo giorno di scuola. Ma che è? Cosa c'è che non va in me? Va bene, Ori, non vedo l'ora. Vuoto, ancora, sto cane. Fammi vedere se è vuoto è quello. Sicuro, dai, hai detto empty, empty, empty. Sì. Ma stai bene, ehi! Come si legge? Sora? Ma? Sora, tu ci Sora? Ma che cazzo stai... No, sta guardando solo il kanji, non il penso Ken? che troverà degli spoiler. Vabbè, vai. No, Ori, stavo solo cercando il kanji di vuoto, non stavo cercando niente su Danganronpa. Non cercate il significato di Sora, vuol dire cielo, Sora. Se il kanji è quello di cielo, però vabbè. Comunque, è l'unica cosa che riesco a pensare. No, tranqui, perché poi... Vabbè, a parte se cerchiamo Sora, penso che ci esce Kingdom Hearts, però... Non si sa mai.
Sora, è quello il tuo nome? Sora significa vuoto in cinese, ho scritto. È troppo tardi, l'ho letto. Ho letto il messaggio di Lisetta, mi dispiace, raga. Vabbè, raga, me l'avrei potuto trovare anche io se cercavo il significato in giapponese, quindi non importa, cioè... dan, 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 cioè, non mi viene in mente niente sapendo questa cosa adesso. Poi a te, vabbè, tu ti fai pipponi, ok, no. Ma io fra due minuti... No, non è una cosa... Cioè, alla fine, nel senso, sappiamo che per qualche... Cioè, non sappiamo se è il suo vero nome. Vabbè, appunto. Vabbè, in realtà è una cosa carina, perché... Vabbè, fa nulla, dai, andiamo avanti. No, infatti, non ti sparare pipponi già al primo minuto di gioco. No, non è pipponi, però capito, perché tu dai per scontato che si chiama Sora e poi scopri, ah, Sora significa vuoto come la parola che lei... Cioè, vabbè, comunque. Vabbè, non so, questa parola e l'Academy of Speak tutti insieme mi fanno sentire strana. Strana, strano. Cosa non ti ricordi? Ma hai un'amnesia o qualcosa del genere? Il tuo nome, la tua casa, la tua famiglia, non ricordi niente di tutto questo? Quindi è tutto vuoto, cioè anche i suoi ricordi sono... Una cosa si diventa super spoiler. Vabbè, cioè alla fine anche a culo che magari uno poteva saperlo già per conto suo che Sora, a parte cielo in giapponese, poteva significare vuoto in cinese, quindi cioè non credo che sia un nome che sia stato dato con l'intento che... Cioè di non far capire niente, perché se uno sa quale è il significato di Sora ci può arrivare. Sì, quindi... è vero, se ci gioca uno che conosce sia il giapponese che il cinese. Cinese, lo fa subito il collegamento, in effetti. Poi il collegamento a cosa ancora non sappiamo, quindi vabbè. Forse hai perso la memoria per via di uno shock, magari è relativo a questa, alla situazione in cui ci troviamo. Sto per dire una cosa ovvia e scontata, però... È carino che abbiano trasposto, cioè che lei ha questa idea di vuotezza perché non ha alcun ricordo, no? Allora, lì c'è anche Yuki stesso che significa vuoto, ok, benissimo. Capito? No. Ho detto, è carino comunque che questa idea, cioè che lei ha questa, l'hanno presentata con questa idea di vuotezza, di vuoto, vuoto, e poi effettivamente i suoi ricordi sono vuoti, sì. Cioè... Se ti va bene, posso accompagnarti? In situazioni come questa mi piacerebbe lavorare con cioè è meglio se appunto si collabora, ecco, se è la cosa migliore collaborare. Comunque mi sarebbe divertente se Yuki Maeda è come Maeda, che sembra tutto chill e poi in realtà è un malato. E poi comunque non posso lasciare così qualcuno che ha un'amnesia. Sì, mi va bene. Sì, ma possiamo scegliere un nome per lei? Cioè, no, sennò si chiama Sora. Chiama... Ah, giusto. Bene, allora racconto su di te, Sora. Perché compariva ancora punto interrogativo. Non so neanche se è il mio vero nome. Beh, per adesso ti chiamerò così. Sarebbe... Cioè, è più facile se so come chiamarti. Se so come chiamarti, no? Giusto? Sora Kingdom Hearts. Di cognome Kingdom Hearts. Va bene, puoi chiamarmi così. Ma è lei almeno, siamo sicuri che è lei. Cioè, non te la fanno vedere? No way! No way! Tu stai dicendo una cosa che... Muto un attimo. Comunque siamo tornati. Vabbè, no, la prima stavo cosa dicendo che ci delle serve cose... è capire perché siamo finiti qui. Stavo dicendo delle cose spoiler su altri giochi, su un'altra serie che non volevo dire qua. Però Ilaria mi ha messo il dubbio. Si vuole che si butta per scorreggiare, palese. Mi ha messo il dubbio Ilaria che la persona che stiamo utilizzando in questo momento potrebbe non essere la persona che c'è sullo schermo del titolo. Ho detto una cosa proprio senza pensare a sta roba qui. E tu non puoi dire, veramente non puoi fare un rutto quando giochiamo. Che questo si fa le teorie pure su quando tu fai il rutto. Ma perché dice, magari quel personaggio quando fa i rutti è il suo talento finale, definitivo, che ammazza qualcuno ruttando. Quindi vabbè. Sarebbe bello se fosse così, ma in realtà al primo trial vedremo in teoria chi controlliamo, quindi... Va bene, Ultimate Ruttatore, andiamo avanti.
Vabbè, comunque suppongo che non significhi molto per te, dato che hai perso la memoria. È bella comunque questa... Ah. No, sono d'accordo, dovremmo almeno capire in che situazione ci troviamo. Mi piace che abbiano messo anche... cose diverse. Credo che la situazione attuale abbia qualcosa a che fare con la mia perdita di memoria. Capisco, allora ti dirò tutto quello che so. Dai, dici tutto, Yuki Maeda. Vabbè, mi è stato comunicato che avrei frequentato l'Opspeak. Mi hanno detto di recarmi in un certo posto in un certo giorno. E si diceva che in questo posto ci sarebbe stata la cerimonia di apertura. Cerimonia di apertura? Va bene, Ori, poi se vuoi te lo dico qual è questo. Quindi ovviamente ci sono andato, ma... Stavo pensando... Non ricordo un cazzo, dopodiché. Vabbè, Yuki, cioè veramente che botto. Mi è stato detto di andare in un certo posto, ma non ho idea di dove fossi o come sono finito su quest'isola. Non lo sa. Non ricordo nulla. Sembra che quindi ci troviamo sulla stessa barca, io e te. Proprio barca. Ah, si dice anche. Così? Cioè, sì. Si usa anche in inglese, questo modo di dire? A quanto pare. Cioè, non è che proprio io non mi ricordi niente di niente. Ciao Venti, non ti sei persa nulla perché si sono ancora solo presentati e basta. Devo ancora andare a vedere i talenti, Sei stato rapito? È troppo presto per decidere per dire questo. Ma sei Kyoko, dei poveri. Vabbè, mi sono guardato intorno e ho visto altre persone oltre a noi. Immagino che siano tutti studenti del primo anno proprio come me. È un plattino, Yuki. Aspetta, studenti del primo anno... Vabbè, sempre se non c'è stato qualche cosa, ricordi cancellati, eccetera. Perché non, in nessun gioco mi pare che usiamo studenti del primo anno. No, del primo anno, nel senso studenti nuovi dell'Opspeak, freshman. Perché in Danganronpa loro già andavano tipo al secondo anno, in Danganronpa 1. In Danganronpa 3 erano del terzo anno, mi pare. Sì, ma erano comunque appena entrati all'Opspeak. Ma quando? In Danganronpa c'è tutto, loro si fanno 2 anni di scuola. Sì, ma loro pensano di quando inizia il gioco di essere al primo anno. Ok, però non erano più. È ok, ma anche qua loro adesso pensano. Magari lo sono davvero. E che cazzo ne sappiamo? Quando scopriremo a fine gioco. Del primo anno? Sì, sembra che ci siano almeno altri 10 nuovi studenti. Sì, ho capito, Max. Ah no, però... altri no. No, sì, sembra che siamo in totale 10 nuovi studenti. Quindi sono di meno. At least ha detto. Sì. No, ha detto 10 precisi. Sì, ma vabbè, ne abbiamo parlato prima io e Ilaria. No, comunque Ori, non ti preoccupare, cerco di tenere, di controllare la chat. Un po' imbarazzante da ammettere, sì. Ma dopo che sono stato ammesso li ho tutti stalkerati su internet. Fai finire di parlare. No. E dicevo, cerco di controllarla la chat. Secondo me è più fastidioso se mettiamo un limite, perché uno poi magari si secca che deve aspettare. Sono pronta a mettere un Napoli Juve quando finirà un'esecuzione. È un sacco di roba interessante. Dai, vediamo, ho scoperto. Vuoi rubare il lavoro ad Ilaria? Quindi si può dire che anche io sia del primo anno? Forse, l'unica differenza è che tu hai perso i ricordi. Ah no, non credo che tu possa farlo, Ori. Cioè, devi averli persi, perché comunque hai già addosso l'uniforme scolastico e tutto il resto. Ah, quindi... Ah no, devi essere una studentessa perché hai già l'uniforme scolastico e tutto il resto. Quindi quella che abbiamo visto prima era l'uniforme. Vabbè, cominciamo a guardarci in giro. Stare qui non risolverà niente. Ma che lui che cosa c'ha? C'ha un logo diverso, non è il logo dell'Opspeak. Sicuramente... Non ci aiuterà a capire cosa è successo e dove sono andati a finire i miei ricordi. Non sapere niente mi rende ansiosa. Bene, farò del mio meglio per aiutarti a recuperare i tuoi ricordi. Perché siamo compagni Va di bene, classe. Va bene, Yuki Maeda, tutti insieme, tutti amici. Sdra 2. Vabbè, ti spiego i controlli. Muovi il crosshair. Ah, ok, che carino. Z, space, enter per interagire, per cominciare. Ah, ok. Monti, can press control to skip. Ah, si può skippare, grazie a Dio. Skippare cosa? Il testo. In che senso? Tipo se devi recuperare una parte, okay. Tipo durante i trial. The shift. Oh, che palle, ma qua ci sono cose da investigare. Io non voglio investigare roba, voglio andare a conoscere gli altri. Stai tranquilla. No, non rubare il capo. No, vabbè, che figata. Ah, non devi andarci tu, basta che sposti, sì. Dove siamo? Dove siamo? Non si sa. Ecco. Questo è un albero di palme. Una palma che cresce ai tropici. Il frutto sembra delizioso, se solo fossi alta abbastanza. Ricordati dei free time e le skill. Va bene, Lisette. Thank you.
Però non so, vabbè, speriamo che non ci siano free time oggi. Utsuroshima. Utsuroshima. Cosa? Shima vuol dire isola in giapponese. L'isola di Utsuro? Ma che cazzo? What the fuck? Ma te lo fanno scoprire proprio all'inizio, già così, ok? No way. Allora, la prima cosa che dovremmo fare è guardare indizi in giro. No way, ragazzi, che vuol dire l'isola di Utsuro? Ma quella... Ma questo è... Allora, possono esserci due... Non è una teoria spoiler, sto solo ipotizzando. Possono esserci due... cadavere. Due motivi. Allora... O... Utsuro ha preso il nome da quest'isola... Perché un tizio senza identità, eccetera... Per qualche motivo ha preso il nome da questa isola... Oppure a quest'isola è stata data il suo nome. Scopriremo. Non è vero che non ha l'identità. Ha avuto dei genitori e ha avuto un'infanzia. Aveva ma magari lui voleva rigettare la sua identità. Che ne so. Cioè, Utsuro, non sappiamo manco il cognome. Ah, ok, adesso la vediamo di spalle lì. Oh, ma che è questa nave enorme? Monocruis, che c'è scritto? L'isola del Fra. Sulla riva c'era una enorme nave. Sembra che possa portare almeno 1000 persone a bordo. Ah, tutto qua. E hanno portato solo di... Ah, è a forma di papera pure. Di... Lol, non me ne racconto. Di pulcino, insomma. Il design è un po' strano. Una parte è bianca e l'altra è nera. Monopapera, com'è che si chiama? La nave era lì in maniera solenne, come se ci stesse guardando. Non lo sappiamo, a parte ciao Joshua, non lo sappiamo perché potrebbe essere anche ambientato prima questo gioco. Eccolo. Ma chi è? Nagito? E noi vediamo l'albero invece. Vabbè, una palma, sì, di nuovo. Vediamo chi è. Ma chi è? Oh. Non sembra uno studente questo. Dove sono andato di sbagliato? Non è mai successo prima d'ora. Deve esserci stato... Cioè, qualcosa che mi sono perso. Ma la cravatta? Ma non sembra uno studente comunque. O un ripetente tipo Yasuhiro. Vabbè, manco Nekomaru sembrava uno studente. Dai, ma questo c'è pure la barbetta. E Nekomaru pure! La waifu dai capelli bianchi. E lui ha un bel design comunque. Cazzo vuoi, io? Sei per caso uno studente? Waruikedo-san. Io non so cazzo di sta merda. Ecco, è giusto, mi scusi, io che cazzo ne so. Quindi non sei uno studente dello speak. Sembra un professore a guardarlo. Alla fare lo sprite? Ma pensare che io ero qui che pensavo di godermi l'isola da solo. Ma immagino di non essere da solo. Mi ricorda qualcuno, ma non mi ricordo chi. A me la cravatta mi spacca. Come, scus? Non riesco a capire cosa sta succedendo adesso. Ecco cosa succede. Cioè, non riesco a capire cosa sta succedendo. Ecco cosa succede. È come se ci fosse una enorme nebbia a coprire tutto. Il mad scientist di Shiokabe? Lol. Un po'. Ce l'ha un po'. Vai. L'aria da Okabe. Davvero? Siamo nella stessa situazione. Io sono una studente del primo anno dell'Obsfic. Quando sono andato in uno specifico posto alla cerimonia di apertura, ho perso conoscenza e mi sono svegliato qui. Oddio, Franco di Your Turn to Die. Adoro. Se c'è una qualunque cosa che tu sai. Muda. Vabbè, ma che ci ricavo io a darti questa informazione? Sì, comunque è bellissimo. Non è che io ne sappia niente di questo posto. Comunque l'aggiunta delle voice line, sì, è bellissimo. Beh, non c'è bisogno di essere così stronzo. Se sei uno studente del primo anno, almeno dici come ti chiami. Sì, ho cambiato il frame, adesso c'è il mini Joe. Dopotutto saremo compagni di classe. Ciao Matt. No, siamo ancora nel prologo, proprio all'inizio. Stiamo conoscendo i personaggi, questo è il primo. Yuki, è importante presentarsi per primi quando si parla, sai. Ah, beh, immagino che hai ragione. Sono Yuki Maeda e il mio ultimate talento è la fortuna. Mi chiamo Sora, ma non mi ricordo nient'altro. Anche il mio nome me lo sono inventato. Amnesia, sì. Vabbè, ti presenti tu adesso? Deve essere naturale, perché noi l'abbiamo fatto. Ora si inventa anche lui che... Nome? Ah, che roba inutile. Ve lo dirò se mi date 1 milione di dollari, ok? Che poveraccio.
Un milione di dollari solo per sapere come ti chiami, ma sei coglione? No, non mi sa di Rick. Solo per un nome, eh? Ma che roba dura da dire. Cazzo è, secondo me lui è l'ultimate pappone, tipo. Che cazzo dici? Il nome di una persona è, vale più di quanto tu pensi. Praticamente rappresenta tutto quello che sei tu. Sembra un criminale, tipo. Però c'è già lo Yakuza. Vabbè, è inutile parlare con qualcuno che non lo capisce. Se non vi va bene, allora andate a fanculo. Tokyo Ghoul lo guardi solo tu, Alice. Non hai idea di cosa sia. Quindi non si presenta, non sappiamo qual è il suo talento. Ah, se n'è andato, non ci ha neanche detto il suo nome o persino il suo talento. Ci pensi, non lo vediamo mai più questo, tipo. Sei sicuro che sia uno studente della Fica? Capito, magari non fa parte degli studenti, tipo. Beh, dovrebbe essere, credo. Cioè, ogni persona su quest'isola dovrebbe esserlo. Sarebbe figo se per la prima volta non mettono insieme persone che sono solo studenti. Beh, comunque non può andare da nessuna parte, quindi glielo chiederemo più tardi. Sarebbe troppo figo. Lino è un fan di JoJo. I suoi personaggi preferiti sono Jotaro e Kira. Mi piace parte 3 e parte 7 più di tutto. Kira è bellissimo. Kira mi piace un sacco. Vabbè, andiamo. Vuole parlare con noi, sto stronzo. Ma che è sta nave? Dovremmo entrare a investigare. Aspetta, Yuki. Credo sia chiusa, cioè sia bloccata. Chissà cosa ha messo di Jotaro. È vero, infatti c'era... Come si chiama? Qual è il vero nome di Jotaro? Mi sono già dimenticato. Kisaragi. Sì. Yamato. Yamato. Chissà se... Cioè, se gli piace Jotaro, vedi, è tutto collegato. Davvero? Scroccone. Sì, è un poveraccio che vuole soldi. È strano, ci sono le scale, ma le porte sono chiuse. Che cavolo di nave è questa? La Monocruise. Dice qui la Monocruise, ma è il nome della nave? L'avevo letto bene. Vabbè, comunque non possiamo fare niente, quindi andiamo da qualche altra parte. E niente, va bene, andiamo da qualche altra parte. No, comunque è veramente motivo, motivo, ho letto un messaggio di ore e mi sono confuso. Lindsay ha iniziato a disegnare le scuole elementari come hobby. Non ha mai imparato l'autonomia e usava l'istinto. Ah, ok. Sì, le mani gli escono troppo strane, è vero. World map. Che sta roba. Oddio, è come in Danganronpa 2. No way. Ah, però fa tutto da solo. No, vabbè, bellissima sta roba. Assurdo, infatti. Sembra un po', la grafica sembra un po' quella dei Monokuma Theater. Che cazzo è? È la... È l'osservatorio! E lì, quello lì! No? Ok, il meme di Leonardo DiCaprio? Quello... No, non c'entra. È il meme di Leonardo DiCaprio, però. Cioè, no, sembra tipo una chiesa più che altro. No, penso che fosse il laboratorio di... dei Kisaragi. Però ti ricordi che aveva tipo l'ascensore che portava in su fino all'osservatorio? Sembra quello. Sì, una fontana. Madonna, ma ci sono un sacco di posti. Torna indietro, cos'era la scritta lì? Ah, questo è tipo il supermercato. Ah, Obento. Proprio come in Danganronpa 2. Buona cena, Larry. Laboratorio di Satana. La chiesa, giustamente. Il laboratorio di Satana. Chi è? Ma è la wifi con gli occhiali. È la Sprinter. La wifi con gli occhiali. È la Sprinter Shelf. Vabbè, un sacco di cibo, sì, vabbè. Ma magari dirà la stessa cosa su tutti e quattro sti cosi. Sì. Ma? Che è la wifi con gli occhiali da sole. Ma chi è? No, sembra, a me sembra un maschio a petto nudo. Se... Ah, giusto. Nel primo gioco hai scambiato tu un maschio per la wifi, stavolta l'ho fatto io, dai, vediamo chi... Sembra un Chad. Sei lo studente della Speak? Sì, è proprio un ragazzo. È wrestler! È lui il Napoli Juve però. Il waifu! È un wrestler! Sì, lo sono! Ma che cazzo! È un chaddone! Ah, lo sapevo, sono Yuki Maeda, l'ultimo di Lucky Student, piacere di conoscerti! Soka! Agime! Yuki! Ah, è un boxer, non un wrestler! Makuno Uchi, ok. Ultimate Boxer, piacere di conoscerti. Ma gli hanno tolto il ruolo al tizio dell'anime. Ah già, L'hanno cancellato dall'esistenza. No, adesso devi cambiare, devi togliere Sakura, Napoli Juve. Si chiamava. Devi togliere Napoli Juve a parole, devi mettere io sono pugile. Io sono pugile, Sakura non esiste. Raga, proprio un cazzo. Io pago l'abbonamento, voglio fare il pallone che entra in porta. Ah,
Allora, ho sentito parlare di te. Sei un boxer prodigio che ha battuto un sacco di professionisti. Ah, ci è stato pestato da un boxer, sì, mi pare che c'era una scena nell'anime in cui veniva picchiato. È un po' imbarazzante sentirlo, ho ancora molta strada da fare. La wife, la wife. La wife, la wife. La wife con i capelli bianchi, la wife, lui ha la wife con gli occhiali da sole. ecco perché devo prendermi molta cura della mia salute. Sono Sora, piacere di conoscerti. Sì, piacere di conoscerti, ma il tuo nome è davvero Sora? Sora ha una brutta amnesia al momento. L'ho incontrata poco fa e non ricorda niente prima che venisse in quest'isola. Davvero? Hanno detto che una buona memoria fa parte, cioè è un segno di buona salute. Se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti, lo farò. Queste cose sono rimaste per i messaggi sconnessi che continuano nella chat, nella text box successiva. Jimmy, per caso hai una qualche idea di perché siamo su quest'isola? Per picchiare tutti. Ma scusi, ma io che cazzo ne so. Comunque rilassati, dubito che succederà qualcosa di brutto. Anzi, tieni un energy drink. Sì, sei Zeb 89. No, sto bene. un mingherlino come te dovrebbe prendersi più cura della sua salute. La salute è molto importante alla nostra età, lo sai? Ah, sembri come mia madre, sono come mia madre. Lui è la wife con gli occhiali da sole. Io prendo l'energy drink. Va bene, Ori, allora li perdoniamo. Bene, prenditi cura della tua salute. Se hai domande su questo, fammi sapere. Ajime, ma non hai freddo a stare vestito così? Ajime, punto. Questo è un typo. Cioè. Ah, vabbè, comunque io vado in giro così per allenare il mio corpo, tutto qui. Ok. That is related to health. Right. Fa ridere che non hai i capelli tipici di un wrestler. Sei sembra sei tipo un modello. Sei un pervertito? Ma cosa? Ma che cazzo hai detto? Ti stai prendendo il gioco del boxing? Della box? Del boxing. Sono sicuro che quello che ha detto non ha niente a che fare con la box. Quello che lei ha detto non ha niente a che fare con la box. La mommy con gli occhiali da sole. Ah, dici che finisce, che originariamente era tutto in una box sola. Ho capito. Aspetta, apro un altro shelf giusto per vedere se dice la stessa cosa. Sì. Vabbè, qui diceva household, però vabbè. Non credo che ci sia qualcosa di veramente importante. Sigarette. A meno che una di queste cose non venga usata poi in un delitto, ma non credo, dai. Vabbè, parliamo della waifu con gli occhiali, dai. Questa è tipo il classico aspetto da secchiona. Capelli arruffati, occhiali spessi. Oh, infatti. Carina, l'ho vista da qualche parte, forse in qualche disegno di Lisette. Me la ricordo. Posso andare? Come scrivete il prete per una wife, il suo item era croce e best gioco. Pensi che lei avrà come oggetto dei guanti da box best gioco? Non credo, perché il traduttore di questo gioco è bravo, però a me mi fa pensare a Mikan, non lo so perché. Ehi, sei una studentessa dell'Opspeak, giusto? Sì. È carina comunque. Anch'io, sono Yuki Maeda, Ultimate Lucky Student. Piacere riconoscerti. Io sono Sora. Ah, studenti del primo anno. Se fosse Ultimate Detective. E tu invece? Kokoro Mitsume, Ultimate Psicologa, credo. Come credo? Come cosa? Parla un po' come Kiechiaki. Comunque, non era detective, però avevo capito che era intellettuale questa, una tipo intellettuale. Kokoro poi. Kokoro Mitsume. Carina, interessante. Wow, una psicologa, fantastico. Sì, anch'io, Ori. Ma comunque veramente a livello di grafico è insano sto gioco. Cioè è proprio godibile. Ehi, per caso sai dove ci troviamo? Cioè dove si trova quest'isola? No, come siamo finiti qui? Psicologa, gliele c'è nella mente. È questo insano che volevi chiedere, vero? Come facevi a saperlo? Sono analizzata la situazione. Con il tablet della Apple, ma che cazzo. Analizzando? Non c'è internet, quindi sto provando a trovare un altro modo. Ah, puppa. Ma quello non è... Abbiamo perso tutte le nostre... I nostri averi personali, esatto. Quindi perché hai questa cosa? È questo che mi volevi chiedere, vero? Sì. L'avrà rubato da... Ecco. L'ho trovato qui.
I just got one. Sì, l'ho trovato qui. Mi porto sempre con me la memory card, quindi la memory card di backup, quindi. Ma dove? Nelle tette? Cioè, se gli hanno tolto tutti gli effetti personali, come mai? Ma non dovresti pagare per questo? Se sei preoccupato del fatto che io non abbia pagato, allora ti stai preoccupando delle cose sbagliate. Hai ragione, Bomber. Cioè, chissà se magari è una criminologa pure, sarebbe figo. Ho cercato dappertutto sull'isola e a parte altri studenti questo posto non ha un proprietario. No, parlavo della scheda di memoria, Ori. Sì, ma comunque non è giusto. Dai, Job. Non importa, comunque c'è qualcosa che non va al momento. Potremmo sempre pagare più tardi. Hai ragione, io dovrei prendere un po' di cibo. Il cibo non si può prendere? Che c'è, Kokoro? Non si era accorta della nostra presenza? Cosa sei tu? Stai chiedendo cosa sono io? No, lascia stare. Non riesce a inquadrarla, tipo, psicologicamente, forse. È vuota. Non riesce a leggerla. Ho fatto qualcosa di sbagliato? Psicologicamente. Che stupido, Busta. Che simulatore stai giocando? E tu lurchi per giocare a un simulatore, boh, io non ho parole. Non so, sembra una persona difficile. Sapeva tutto quello che stavo per dire. Noi litighiamo solo quando io faccio teorie confermate, Boost. Purtroppo. Forse riesce a leggere nella mente delle persone, dato che è una psicologa. L'avevo detto. Non riesce a leggere nella mente. Si è triggerata per questo. La waifu con gli occhiali da sole. No, vabbè, la waifu con gli occhiali da sole. Assurdo. House Flipper. Ah, sto Game Pass vi ha fatto male a voi. Voglio salvare. Salvataggio compulsivo, sì. Allora, l'ultima volta che c'era una piazza centrale con ma sono gemelli! Dei gemelli. Che figata! Ah, là c'è Kakyoin. Ah, là c'è il tizio, sì, esatto. Lei sembra... No, è un maschio. Sembra, sì, una sembra ragazza, un ma è un maschio. Che sto per dire waifu, no. Palese no. Loro mi sa che sono maschio e femmina. Perché? Perché quella ha la faccia da maschio. Ma che cazzo dici? C'ha nicotini tutti e due. Sì, ma lui c'ha una faccia da maschio. Ma che cazzo stai dicendo? Ok, scommettiamo dove vuoi. Quella a sinistra è maschio e l'altra è femmina. No, scommettiamo. Come Dio, trasto il mio istinto. Basta che andiamo avanti. No, cosa vuoi scommettere? Un cazzo. No, una scommessa senza scommettere nulla non che è una scommessa. Che fai tu la cena stasera. Ok. Però se ho indovinato io, la fai tu. E tanto la dovevo già fare, quindi... Qua c'è la femmina, ok? Oh, è biccuricità! Bene, allora Simone farà la cena stasera. No, aspetta. Aspettiamo di vederle entrambe. Ma è la stessa di prima, cosa che ne sai? Sì, certo. Che fai? Ti spaventi così facilmente? Canale, non hai fatto come ti ho detto io di fare? Grazie a te questa ragazza non si è spaventata. Cioè, per colpa tua questa ragazza non si è spaventata. Vabbè, una delle due è un crossdresser, ovviamente. Comunque, queste due mi sa che le ho viste disegnate da Lisette. Sì, brava, pure io. C'è Ultimate Title. Hanno delle note musicali, potrebbe essere. Chiamami boh, sorellona, forse. Perché mi stai chiamando semplicemente sorella. Chiamami sorella, perché mi stai chiamando per nome? Che sono, per caso, amica tua o qualcosa del genere? Cioè, tipo, una sorella bullizza l'altra, praticamente. Scusa sorella, per favore non ti arrabbiare. No, era uno dei due, era un palesemente un maschio, dai. Ma che, come facevi a pensare che fosse un maschio se erano uguali? E semplicemente uguale, uno aveva la faccia cattiva e l'altra no. Secondo me sarebbe stato più interessante se erano uguali e sarebbero stati un maschio e una femmina. E pure viste, appunto, disegnate da Lisette. Ma ti pare che vada a pensare che sono le stesse? Perché ho visto solo lei. Effettivamente solo lei ho visto da Lisette. L'altra... No, io le ho viste tutte e due, mi pare. Comunque questa ha le tette più piccole dell'altra. Infatti, questa è quella arrabbiata tsunderina con la piatta e l'altra è la tettona. E sono come le due di My Dress Up Darling. C'è quella piccolina, tsunderina, piatta, e poi l'altra sorella, tettona, tutta... Uguale. Simo davvero ha problemi seri, raga. Simo, ma vedi gli sprite, coglione. Simo, ma non riesce a capire i sessi. Raga, erano palesemente un era un maschio, dai, cioè... Quella timida è la ragazza di Alex. Cioè, prima Teruya...
Poi la ragazza timida, che palesemente tra le due è la peggiore. Cioè, io incomincio ad avere seri dubbi sul tuo taste, Alex, però. Madonna, la chat invasa di gente che insulta Simone. Sto proprio godendo. Mi devo presentare. Considerando i vostri vestiti, siete entrambi studenti del primo anno, giusto? Sono Ibiki Otono Koji. E lei, mia sorella gemella, Kanade. Ibiki già mi piace. Potrebbe essere la mia waifu. Otono Koji. Saranno vocalist. Ecco, appunto, lo stavo pensando. Vocaloid. Hatsune Miku, sei tu? C'è lei che già c'ha questa cosa. Sono questo... tipo le idol della scuola, sono le school idol. Questa che c'ha già il, come si dice, il carattere tutto mo, e già la odio. Otono Koji. Ah, lei è la chitarrista, ok. Cioè, ma ridatemi i buchi, un attimo, altro che i bichi. Voi siete la famosa band Melody Rhythm? Sì, esatto. Sicuramente hai sentito parlare di noi. Siamo nella top 3 di tutte le classifiche. Classifica, sì. Siamo entrate come ultimate vocalist e ultimate chitarrista. I Biki waifu. Wow, basta. È incredibile pensare che due celebrità, cioè che davanti a me ci sono due celebrità. Cantante e chitarrista, tipo siete una band, siete un gruppo? Aspetta, ma davvero non ci conosci? Fai proprio cagare, come fai a non conoscerci? Giusto, Kanade, giusto? Dai un pugno. Credo che non ci sia altro modo. Preparati per una performance live. Insegneremo a questa tizia chi siamo. Adoro. Wow. I buchi, amore della mia vita. Ma i bichi potrebbe essere una buona sostituta. È impossibile, dici? Sorella, non abbiamo uno strumento. Non abbiamo gli amplificatori. Impossibile. Quindi non seguirai gli ordini di tua sorella? Capisco. Cioè, è palesemente Nico lei. È vero. Aspetta. Devo andare. No, sorella, non è così. Vado avanti? Sì. Sto scherzando, sei proprio una fifona. Ovviamente è ovvio che non possiamo esibirci qui. Anche se stiamo parlando di me. Non litigate, per favore. Dobbiamo andare tutti d'accordo come compagni di classe. Ma non stiamo litigando, siamo sempre così. È tutto uno scherzo. Lei non è molto d'accordo con questa cosa. Comunque vi somigliate davvero tanto. Beh, non è proprio così. La sorellona è molto più figa. Certo che lo sono. Beh, io sono Yuki Maeda, l'ultimate Tirati student. La ragazza laggiù è Sora. Fortunato, e che tipo di talento è? Beh, è difficile da spiegare. Sono entrato attraverso un'estrazione. Che tipo di talento è? Ah, quindi è tipo una lotteria, capisco. Sora, qual è il tuo cognome? Scusa, ma non ricordo niente da quando mi sono svegliata su quest'isola. Nel mio nome... Ciao Pika, welcome, come va? E neanche il mio talento. Povera Sora, non si ricorda. Quindi hai un'amnesia, ma fa davvero schifo sta cosa. Però vedi, anche se lei è tipo... Ha il carattere tipo... Un po' così da stronzetta, non è come la cheerleader che ti insulta. Per caso voi sapete in che situazione ci troviamo? La situazione in cui ci troviamo? Ma non è una cerimonia sorpresa? È quello che ci ha detto la ragazza con i capelli blu. Ah, quindi è femmina, ok. Really? Secondo me dallo sprite, ma non lo so, ma mi sembrava una motociclista. Perché mi sembrava avere la tuta da motociclista. Ori, grazie mille per aver regalato la sub a Feddy Chan, unica persona che a Romis mi ha fermato per chiedere una foto. Tutti voi? Schifosi, non mi ha fermato nessuno. Ma comunque non riusciamo ad azzeccare i sessi degli sprite oggi. Ma tu con queste due proprio hai cannato. Io ho azzeccato la waifu con gli occhiali da sole, quindi io sono più bravo. E poi hai visto quel capello blu e dicevi no, questo è un uomo. non è cerimonia. Ok, questo l'ho letto, vai. Ah, un evento sorpresa, Beh, adesso dobbiamo andare, abbiamo visto qualcosa di davvero divertente laggiù. Non so dire niente, ragazzi. Ma farai meglio a prepararti, Sora. Dopo che sentirai la nostra performance, ci adorerai. Ci adorerai, Sium. Ori! No way, impazzitori. Quando vieni a trovarci a Berlino? Andiamo, Kanade. Mai, perché hai speso tutti i soldi per queste sub. Ecco. Bravo, bene. Dai, andiamo dalla motociclista. Vediamo se è davvero la motociclista.
Mi sembrano tutti molto calmi ora come ora. Fin troppo calmi. Beh, ma che ti aspetti da due gemelle così immature? Oh! Sì, ma sono enormi celebrità nel mondo della musica. Ma perché le deve flammare così? Vabbè, mo vado a preparare i rosti mentre parli con Kakyoin. Cazzo, mi ero scordato dei rosti. Vabbè, no, ok. Una no, avevo messo avevo messo a scongelare la salsiccia. Perché dovevo fare funghi e salsiccia, ma possiamo fare quelli più i rosti. Perché tanto solo funghi e salsiccia non ci basta. Vabbè, parla di cose di Troia, questo cos'è? Una torre dell'orologio. No, aspetta, non vediamo la motociclista e poi vai a preparare. Vabbè. Vediamo se è la motociclista. Questo che dice? Utsuroshima, vabbè, parco di Utsuroshima. Vediamo. No, non è la motociclista. Oh! Oh, this detective, quindi una detective. Ma sembrava avere una tuta da motociclista dallo sprite. Come cazzo è fatto sto sprite? Oh! Vabbè, ho individuato dei ragazzi carini. Dei ragazzini carini. Beh, nuova mommy. Sasuke adulta. Sì, comunque molto mommy, è vero. Molto mommy. Come vestita? Perché sembra tipo una specie di maggiordomo. Ma che cazzo dici? A me sì, cioè di solito maggiordomi fanno le maid in realtà, e quindi hanno il vestito da maid. Ma a me mi sa di maggiordomo. Potrebbe essere tipo una cameriera o un manager. Un manager per la Dovete essere degli studenti del primo anno dell'Opspeak. No, io non vado alla Games Week, ma Simone sì. Yes. Io ci sono. Sì, hai ragione. Questo significa che anche tu sei una studentessa dell'Opspeak? Esatto. Sono Setsuka Chibukuro. Spero che andremo d'accordo. Alice, poi ci sentiamo su Telegram, così. Billiard giocatrice player. Di biliardo. Wow. Ma... in effetti c'ha la pallina lì da biliardo. No ce way, siamo che stupidi. Bastarda la miseria. E c'ha gli orecchini con una luna. Che è la luna? Sta nel titolo di questo gioco. Sass. C'è scritto The Sun of Hope and the Moon of Despair. Very sass. Sono venuta all'Opspeak come ultimate giocatrice di biliardo. Senti, ho sentito questo nome prima. Hai vinto un sacco di tornei di biliardo prima, vero? Quindi palese, lei ammazza qualcuno ficcandogli la mazza del biliardo in un occhio. Cosa del perché tipo. Dovrebbe, dai. Guarda che buona, non ucciderà nessuno. Sì, non vado così spesso ai tornei, ma quelli in cui vado vinco tutto. E quindi ho attirato un sacco di attenzione. Simbolo di una luna su Yuki Maeda. Sì, c'è anche Vera, il simbolo della luna su di lui. Sass. Quindi la luna e il sole saranno delle tematiche ricorrenti. E Satsuki aveva degli orecchini. Che cazzo di orecchini aveva Satsuki? Non mi ricordo se era una forma di luna. Pure lei. Ah, qualcosa pure lei con la luna, se non erro. Devo ricontrollare lo sprite. Stella e luna. Non riuscivo a credere che tu stessi battendo dei professionisti. Sei davvero un genio del biliardo. Sole e luna. Genio? No, niente del genere. Mio padre è un giocatore di biliardo, ma io non l'ho mai imparato. Con che senso non l'ho mai imparato? In che senso? E allora come hai fatto ad ottenere il talento? È un segreto, ragazzino. Non dovresti andare in giro a scoprire i segreti di una donna. Non ho nessuna teoria, però è sass che ci sia sole e luna nel nome, nel titolo, che lei abbia una luna, che sazzo che avesse una luna, come... Ma comunque, basta con le cazzate. Non mi avete ancora detto i vostri nomi. Hai ragione, sono Yuki Maeda, ultimamente la key student, e questa è... Sora. Sova. Quindi Yuki e Sora, giusto? E Fortuna è... qual è il talento di Sora? Lei soffre di amnesia e quindi al momento non ricorda niente. Ma vieni a Milano intanto, Joshua, se c'è la possibilità di vederci, cosa aspetti? Poverina, pensavo che l'amnesia fosse qualcosa che si vede solo nei film. Scusa, Comunque, non ti preoccupare, i ricordi non sono una cosa che si perde così facilmente. Cioè, ricorderai tutto prima o poi. A parte questo, mi sembri molto calma su tutta la situazione, Setsuka, senza appunto. Cos'è, per caso mi stai chiamando una sempliciotta, Yuki? No, è solo che, cioè, la situazione in cui ci troviamo. Ah, vuoi dire che trovarsi su un'isola di cui non sappiamo niente... I mean, being on an island, you know nothing about where... Ah, ok.
per il fatto che ci troviamo su un'isola di cui non sappiamo niente, dove potrebbe succedere qualsiasi cosa? Ha delle somiglianze con Satsuki e palesemente la Mastermind. Sì, sì, come Satsuki, non c'è. Tu sai qualcosa? No. Proprio un cazzo. E allora perché sei così calma? Voi siete troppo seri. Forse questo è tutto un evento a sorpresa organizzato dalla scuola. Quest'isola è bellissima. Quindi accogliete il momento, questo è il mio motto. E se succede qualcosa non vi preoccupate. Con il mio occhio da diavolo io... Ah, in effetti con l'occhio ce l'ha sempre chiuso. Vabbè, Gundam sei tu? Occhio del diavolo? Occhio del demonio! Quest'occhio ha un potere molto speciale. Sì, o forse sei semplicemente accecata. Come ho detto prima, una stecca da biliardo gli è finita in un occhio. Cos'è? Era divertente? Ora però aprilo l'occhio, niente. Beh, rallegratevi entrambi. Adesso andrò a parlare anche con gli altri studenti. Beh, diciamo che anche dopo aver fatto... Il fatto che non ha aperto l'occhio, anche dopo aver fatto il joke, direi tanto che è guercia. C'è poco da fare. No, lei ha detto... Boh, non so se c'entra col fatto che prima ha detto come fai a giocare bene a biliardo se non l'hai mai imparato. E lei ha detto, è un segreto, forse c'entra l'occhio. Vabbè, ma questa tizia è molto casinista. Sembrava una figura dell'articolo online, però wow. Allora, il punto è questo. Quando tu giochi a biliardo e prendi la mira, ovviamente esatto, chiudi un occhio. E ok, sì, tu dici, ha senso che nello sprite c'ha l'occhio chiuso. Grazie Max per i tuoi stupidi 50 bit e per i tuoi stupidi commenti. Grazie. Thank you. Tu prendi la mira chiudendo l'occhio. Però, capito, mo mi sembra veramente guercia. Non è che il fatto di essere guercia gli permette di vedere meglio con il solo occhio che c'ha e quindi riesce a vedere meglio le traiettorie, tipo, capito? Per compensare. Kakashi. Sembra una che muore e una che uccide. Vabbè, insomma, sicuramente non sopravvive allora. Grazie, fratello di Mary, per la red flag. Vabbè, andiamo da Kakyoin. Vabbè, mi sembra una persona con una mentalità molto semplice. Sora, sei un po' troppo diretta, infatti, non credi? Ma flamma tutti, Sora. Ma chi cazzo sei? Cioè, non ho capito. Flamma tutti. Che cazzo si chiama di essere? Ehi, tu devi essere uno studente della OBSV. Ma che cazzo è? Che Devoluccio! Secondo me, allora, analizziamolo stavolta, possiamo capirlo. Ha una cosa di viticcio. Con la margheritina. Con la margheritina. Potrebbe essere tipo l'ultimate fioraio, l'ultimate biologo, l'ultimate agricoltore, no. Uno che studia le piante, no? Sì. Plantologo. Fioraio. Fioraio, sì, ho detto fioraio. O ultimate, potrebbe essere anche l'ultimate selvaggio. Bello. Tipo uno che ha vissuto nella giungla. Perché guarda, è tutto... Perché lui è tutto, cioè, pompato, no? Basil grande. Ori ha messo questa cosa quindi forse per dire che stai dicendo una marea di cazzate. Probabile. La tua faccia è debole, la tua voce è debole. Ora urla con tutta la passione del tuo fuoco. Ma che camina? Ultimate piromane. No, ma cioè, vedi, potrebbe essere una cosa che tipo che lui ha vissuto nella giungla, eccetera. Perché, cioè, ti fai il... diventi forte nella giungla, no? Sì, per caso della Obspeak. Non c'è abbastanza fuoco. Sei uno studente della Obspeak? Esatto, sono una studente della Obspeak. Madonna mia, che palle che urla questo. È il nuovo avvocato. È il nuovo avvocato, pompiere? Il nuovo Nekomaru, il nuovo... Non c'è abbastanza fuoco, è un pompiere? Cazzo, guarda il pantalone sotto che ha. È un pompiere? Merda, mi sa che c'è azzeccato. Vai! Potrebbe davvero essere un pompiere. Ma che cazzo? Ah, bro, avresti dovuto dirmi prima che c'era una ragazza qui, è imbarazzante. Ma che coglione. Va tutto bene, è imbarazzante anche per me. Comunque, piacere di conoscervi. Siete... immagino che siete i miei compagni di classe, vero? Madonna! Mi hai staccato il cazzo di cosa? Mi hai staccato! Madonna! Che mamma palle! Mia, mamma che mia. Palle! Mamma mia! Ma perché mia. Cazzo dovrebbe mamma avere mia. Un viticcio mamma con una cazzo di margheritina? Mamma mia!
Come cazzo hai fatto Ilaria? Perché mi diceva sempre il fuoco, il fuoco, il fuoco. Poi a vedere anche i capelli. Sì, magari... la tutina. No, i capelli che sembrano anche, fatti anche, di fuoco. Anche la tutina. Stai zitto, Simo Succa. Gioco di merda, veramente. Che gioco di merda. Shinji Kasaka, sai? Simo, devi succare tantissimo. Ok, ok. Come si fa a bannarlo? Ah, già tu non c'hai i poteri, non lo puoi fare. Vabbè, piace di conoscerti, sì, solo Yuki Maeda. Come sono, si chiama? Perché sono disgustato. Shinji Kansai. Comunque, metti a fare prima nella padella con l'olio i funghi surgelati e poi... Io decido cosa cucinare, perché se cucino io. Vabbè, ma la salsiccia l'ho scongelata, quindi la devi fare. Non mi interessa, non lo devo dire. Io adesso avevo la stufata. Ma che cazzo sei a dire? Vabbè, comunque i rosti falli. Piacere anche domani. Vabbè, piacere di conoscerti, sono Yuki Maeda, Ultimate studente sculato. Devo spellare, che palle. Vabbè, allora falla sulla semplicemente sulla piastra, no, senza spellarlo. Allora. Però devi comunque prima fare i funghi. Fortunato, dicono che c'è ogni anno una lotteria per stabilirlo, devi averla vinta tu. Come cazzo si fanno? Sì, e devi usare due padelle. Perché appunto in una devi fare quelli, in una devi fare i rost. Sì, a parte che comunque la mia fortuna. Cioè, a parte la mia fortuna non sono niente di speciale. Sei troppo, come si dice, too soft, troppo morbido, non mi viene. Devi avere più fiducia in te stesso. Di con me, io sono il migliore. No, non di nuovo. Io sono il migliore. È quello che urla. Io sono il migliore. Sì, bravo! Ora sta di nuovo. Si sta di nuovo imbarazzando perché ha urlato davanti alla ragazza. Ecco, appunto. No, Yuki, avresti dovuto dirmi che c'era una ragazza che ci guardava. Mi voglio ammazzare in questo momento. Ma sei coglione. È già il mio preferito questo qua. È deficiente. Ma come fa a essere colpa mia? Vabbè, comunque, mi piace un sacco, Yuki. Chiamami il tuo Big Bro da ora in poi. Ti allenerò io. Cosa? Ma perché? Ah, non ti preoccupare, ragazzino. Io ho dovuto droppare la scuola un po' di tempo fa per via della mia ferita. Adesso io sono un po' più grande di te. Ah, ok. Ma non è questo il problema. Quindi io ti posso chiamare Big Bro, glielo sta chiedendo Sora. E lui ovviamente si imbarazza. Guardalo! No, non dovresti. Una ragazza mi ha appena parlato. Aspetta, ma tu sei... Che cosa? Ho sbagliato, ho messo già la salsiccia. Cioè, ma sono 30 volte che ti sto dicendo fai prima i funghi. Vabbè, ma non ti preoccupare, si può... Ma l'hai già spellata? Io mi chiamo Shinji, sono un umile pompiere, e tu? Sora. Beh, allora cerchiamo di andare d'accordo, ok? Sora. Yuki mi sta chiedendo se è uno di quei tizi che... Uno di quei tizi Dere. LOL. E Dere è la... Sono Dere. Quelli... Dere. Sì, quelli che fanno Dere Dere, quelli che si imbarazzano facilmente, che sono tutti softini, tipo. Dere Dere, sì, è quelli che lanciano... Esatto. Sei per caso uno di quei cliché del Dere? Cosa? Stai attento a quello che dici, Yuki. Vieni qui, Big Bro ti allenerà. Forza, fai 50 giri. Aspetta, ma ti devo chiedere una cosa. Quindi mi sta facendo fare 50 giri. Che persona interessante. Niente, lui è il mio preferito. Vai in alto a destra. In alto a destra? Sì, c'è Una No, raga, No, mi ha fatto ritornare sempre qua. Ah, ok, no, vai a destra. No, no, Sora, Shinji è il migliore, è proprio un coglione. È il tipico coglione che piace a me. Domanda per te, veramente di sorpresa che hanno rimesso le zozzerie su Tumblr. Su Tumblr io dico io, non Tumblr. Ma chi è questo? Chi è il fantasma dell'opera? Oddio, è quello che è Carmen Sandiego. Sì, comunque, cioè io... Ho visto qualcuno con una maschera strana. Non ho capito se appunto se Tumblr adesso riammette le cose zozze. Cioè, che cosa sta succedendo? Io non ci sto capendo più niente. Ok. Allora, da chi vado per prima? Analizzo prima le cose?
Statua di Maria. Ma dove stai? Nella chiesa? Sì. Una statua di Maria, non credo, cioè non sono religioso, ma è una cosa religiosa, ma è una cosa sacra. Per qualche motivo mi rilassa, ok. Uno scaffale pieno di oggetti religiosi. Ma ci mettono la chiesa e in questo gioco però non c'è il prete. Cioè non credo che ci sarà di nuovo una persona religiosa, c'era già nel gioco scorso. E c'è l'ultimo buddista, e che c'entra con la chiesa? La chiesa buddista. Sì. Al massimo magari c'è l'ultimo suora. Un orologio antico, si sta accumulando un sacco di polvere. Ok, allora vediamo da chi andare per prima. Andiamo da questo con la maschera. Aspetta, devo vedere. Una volta lo indovino io, aspetta. Abbassa la fiamma, mi sa che l'hai messa troppo alto. Sì, sì. Ultima mezz'ora, appunto anche già gli ha detto ultima mezz'ora. Sto aspettando ad aprire il fantasma dell'opera perché c'è Simone che vuole venire a vedere. E il tizio di Sailor Moon. Adesso fantasma. Ma che cazzo è? Vabbè, l'ultimate attore, palese, dai. Ehi, sei uno studente dello Speak? Quindi qua sicuramente solo quando muore questo si vedrà la faccia. Sì, è il me. Tipo il Komaeda di questo gioco. Fammelo rivedere. Vabbè, sono Yuki Maeda, sono Sora. Fammelo rivedere, aspetta. Aspetta! Ah, scusa, porca miseria. Ma cos'è, un biglietto? Ultimate Mago! Mago! Grande wow. Mago! Grande Mago! Mikado Sannoji. E qua è quello che c'è scritto sul biglietto. Quindi sei Mikado e sei un mago? In effetti si poteva intuire che era un mago. Sembra più Conte Dracula che un mago. Quindi questo parla solo per iscritto? Infatti. Non sai parlare? Oh, se n'è andato. Ma che persona strana. E poi cos'era quella maschera inquietante? Vabbè. Quindi non possiamo sapere niente da Mikado. Vediamo questo, sto aprendo l'altro. Ma chi è? Vediamo. È un giornalista! Ah sì! Ah. La vostra intervista comincia qui! Sì! Che carina! Carina o carino? È maschio, mi sembra. Maschio, vabbè, carino. Siete entrambi stupendi. Sì, ciao! Stupendi, stavo dicendo. Studenti della Upspeak, giusto? Ditemi il vostro nome e il vostro talento. Io mi chiamo Yuki Maeda, Ultimate Sculato. Io sono Sora, purtroppo ho un'amnesia, quindi non mi ricordo il mio talento. Cosa, amnesia? Questo è un vero scoop! Devo scriverlo subito! Ah, scusate, non mi sono presentato. Dovunque c'è uno scoop, la mia penna non potrà mai essere in ritardo. Ultimo giornalista, Nikkei Yomiuri, al vostro servizio. Io mi dice, ma che è una roba di cogino, vero? Che è fatta apposta che non si capisce. Boh. Oh, a me era questo che non ma li devo fare tutti? Sono 5. 5, non erano 4? Sono 5? Boh, ma sì, falli. Basta che li faccio riscaldare un po', no? Alla fine. Sì, no, vabbè, falli fare un po' sulla padella. Da entrambi i lati. Sì, sì, però dico, non è che hanno bisogno di tanto. Questo ha la faccia di uno che morirà, sì, lo penso anch'io. Quindi, Nikkei, che stai facendo esattamente? Beh, sto raccogliendo informazioni riguardo ai miei compagni di classe, ovviamente. Non credete che sia una cosa importante? Beh sì, certo. Ma comunque sai per caso dove ci troviamo? Cioè dove si trova quest'isola? Questa è una bella domanda. Sfortunatamente sono nella vostra stessa situazione. Tutta questa situazione mi sta preoccupando. Questo è davvero uno scoop enorme. Ah, è un maschio, c'è la voce da maschio. Comunque hai detto che eri Yuki Maeda? Sì. Ha fatto, sai che parlano ogni tanto, dicono qualcosa. Ah, ok. Ma proprio la voce da maschio. Sì. Era maschio. No, era da maschio. Amico. Ah, amico, sei proprio fantastico. È davvero, è proprio il primo giorno e stai già, te ne vai già in giro con una ragazza. No, non è come pensi tu. Sora ha perso i suoi ricordi e quindi devo aiutarla, tutto qui. Ah, ti invidio davvero, amico. Dovremmo, dobbiamo andare in giro insieme più tardi se siamo liberi. Mi sembra una persona davvero occupata. Davvero avere l'amnesia è uno scoop?
Beh, io non me ne preoccuperei. Ok, qua c'è Go. Ma che è? La campana? Non c'è nessuno però qua. Un'enorme campana. È fantastico che ci sia una cosa così enorme che pende da una corda. Una scala a chiocciola che porta in cima alla torre della campana. C'è la campanile, vabbè, la torre della campana. È molto vecchia, ma è sorprendentemente robusta. Ok, non c'è nient'altro qua. Qua non c'è nient'altro. No. Credo. Vediamo, aspetta. No. Vado sempre verso destra? Eh sì, l'abbiamo già fatto. Ma che è? La casetta di Hansel e Gretel questa? Casetta di Monò. Pulcio. E sembra un enorme maniero, tipo. C'è una tizia bionda con gli occhi azzurri. Mi sa che è l'unico. Ah no, c'è. E poi c'è questo che chi è? Come cacchio è vestito? Non capisco. Vabbè, analizziamo prima le cose. Uno scaffale con varie cose per la casa. Molti di questi oggetti sembrano molto costosi. Questo è un lampadario. Un enorme lussuoso lampadario che pende dal soffitto. Non è una cosa che mi piace, di cui sono molto fan, ecco. Una TV, però non si accende. Pensavo che ci sarebbe stata d'aiuto. Uno scaffale, vabbè, questo l'ho già letto. Questo sarà la stessa cosa però con i libri. Vabbè, sì, sarebbe bello che ci fossero romanzi o fumetti. Purtroppo l'unica cosa qui sono cose su... Vedi, come una fumetti, sugli affari. C'è questo e c'è questa. Ma? Allora. Sembra tipo un agente segreto questa qui. Sembra Maki un po'. È la ultima tricona? Ciao. Ciao, Yuki, giusto? Yuki, che? L'ha vista? Sei quella Emma Magoroni. Ma c'è la spalla così! Attrice. LOL. Ah, mi hai riconosciuto, che onore. Che palle. Ah, vedi, avevi detto che c'era l'attore, invece c'è l'attrice. Come farei a non riconoscerti? Hai svolto un sacco di ruoli fantastici nella tua carriera. Vabbè, immagino di sì. Quindi sei anche tu una studentessa dell'Opspeak? No. Sì, ho deciso di prendermi una pausa dalla carriera di attrice per un po' e di concentrarmi sui miei studi. Bello che c'ha sotto la pelliccia la divisa scolastica. Sì, fa. Comunque sembra la tipa di Yu-Gi-Oh! Come che si chiamava? Mai si chiamava? Sì, è uguale, tipo. I capelli. Quindi ora che sono qui sono semplicemente Emma Magorobi, l'ultimate attrice. Piacere di conoscerti, sono Sora. Ah, piacere di conoscerti. Cosa devo fare con qualcuno come lei che è il mio compagno di classe? Cosa dovrei fare? Vabbè, comunque scusa per essermi presentato tardi, ma sono Yuki Maeda, l'ultimate sculato. Sono un enorme fan dei tuoi ruoli. Piacere di conoscerti, ma non devi essere così gentile con me. Siamo della stessa età. Ma parlare in maniera così indelicata con una star di Hollywood. Indelicata. ma cosa ti ho detto prima? Non voglio essere considerata una celebrità qui. Sono una tua compagna di classe. E tu sei Sora, giusto? Puoi chiamarmi anche tu come preferisci. Ti chiamerò semplicemente Emma. Capisco, è solo che sono davvero un tuo enorme fan. Ah, sono lusingata. Scusa se io non ho reagito allo stesso modo, ma se non avessi perso i ricordi, magari ti avrei riconosciuta. Sono companciuto. Hai perso i tuoi ricordi? Mi è piaciuto. Li ho persi da quando siamo arrivati su quest'isola. Ah, sì, signorina, cioè volevo dire Emma. Per caso sai dove si trova quest'isola? Cioè, perché ci troviamo su quest'isola? Beh, non ne sono sicura. Pensavo che magari sarebbe stato un evento a sorpresa organizzato dalla scuola. Sì, magari è così. Yuki, Sora, non vi preoccupate. Guardate il meraviglioso cielo azzurro che c'è fuori. Cielo? Sicuramente succederà Sora. Qualcosa di bello. Sora? È ispirata a Emma Watson, davvero?
Comunque a me piace un sacco il fatto che abbiano inserito quel Yuki Maeda lì in Another 1 e poi l'hanno tirato fuori in Another 2. Secondo me è una figata. Comunque ragazzi, fra poco torno, è quasi finito. Mancano tipo... Ah, è davvero ispirata a Emma Watson. Due minuti. No, è molto diversa da Emma Watson però. Vabbè, perché è un'attrice tra virgolette prodigio, no? Nel senso che fin da piccola... Sì. Era famosa forse per questo. Dimentichiamo il passato e godiamoci il meraviglioso presente in cui ci troviamo adesso. In effetti tipo il corrispettivo è un po' cringe. Reale. Un po' cringe. Dell'ultimate attrice potrebbe essere sì, tipo Emma Watson o Millie Bobby Brown. Tipo. Millie Bobby Brown, che Brian! Vabbè, Brian, uguale. Millie Bobby Brian. Millie Bobby e mi rompi il cazzo per Brown. Vabbè. Comunque, scusate, deve essere... Cioè, magari suonava un po' strano. Credo che ha parlato semplicemente l'attrice che era dentro di me. Sì, capisco cosa intendi, signorina. Yuki, cosa ti ha appena detto? Ah, sì, scusi. Scusi. Comunque, adesso vado fuori. Sembra che non ci sia molto da fare qui. Ci sono un sacco di studenti del primo anno, quindi dovremo tutti riunirci e discutere tutti insieme più tardi. Sì, pensavo la stessa cosa, ci vediamo dopo. Andiamo dal tizio. Yuki, ti si è aperta la mascella almeno 5 volte durante la conversazione. Ma di che stai parlando? La tua bocca era aperta. No, non è così, stavo solo guardando a lei come in qualità di suo fan. Vai, vediamo. Ah, ma è una femmina. Sembrava. Pittrice mi sembra scontato, ma. Sì, ma è proprio una loli questa. O disegnatrice in generale. Proprio. Ah, dovete essere studenti dell'Opspeak. Buongiorno. Ah, buongiorno, anche tu lo sei? Hai i capelli? Ah, Pittrice. Esatto, sono l'ultimate pittrice, Hiroa Nijiwe. Spero che andremo d'accordo. La nuova chirurga? Chi è? Ah, perché Hiro vuol dire colore in giapponese. No, vabbè, Yasu colore, pazzesco. Barashio. Hiroha Nijiwe. Quante cazzo di loli ci sono in questo gioco? Io li cancellerei. È un nome che ho già sicuramente sentito prima d'ora. Vabbè, sì, magari hai sentito tutti. Il mio nome qualche volta. La mia famiglia è molto influente nel mondo dell'arte. Incredibile, allora dovrai mostrarmi la tua arte, Hiroha. Scusa se non mi sono presentato prima. Sono Yuki Maeda, Ultimate Sculato. E io sono Sora. Ultimate Sculato? Quindi significa che sei davvero. Che hai davvero un'enorme fortuna. No, sono solo un semplice studente che è entrato tramite estrazione. Infatti sono stato fortunato a conoscerti. Wow. Beh, il fatto che hai vinto l'estrazione significa che sei proprio sculato. Beh, sì, immagino, spero di sì. Hai messo un po' di sale? Certo, io non assaggio le cose, mica come a MasterChef. Ti sei scordato di sale. E tu, Sora, qual è il tuo talento? Mi scusi, meglio che cazzo ne so. Come scusi? Purtroppo Sora non ricorda niente da quando è arrivata qui. Pensiamo che abbia un'amnesia. Hai perso i tuoi ricordi, ma è terribile. È il nostro primo giorno. Però non ti preoccupare, pensa in positivo e sono sicura che torneranno. E anche se non dovesse succedere, sono sicura che ti farai un sacco di bei ricordi con noi. A voglia proprio. Hiroha, sei davvero molto positiva nonostante la situazione. Tu per caso sai cosa sta succedendo? Su quest'isola? No, non lo so. Ma finché pensiamo positivamente le cose andranno bene. Questo è un nuovo giorno e siamo su questa bellissima isola. Non posso fare a meno di sentirmi felice. Ma non sai nemmeno perché siamo su quest'isola. Beh, è vero, però lo stesso comunque non ci dobbiamo preoccupare. Sono sicura che gli insegnanti ci raggiungeranno presto. In ogni caso io andrò a cercare gli altri studenti, quindi ci vediamo dopo. Beh, è bello essere positivi, ma non possiamo ignorare la situazione. Sì, sono d'accordo. Vai, andiamo a cercare qualche altro gnoccone. Devo ancora trovare la sbando. Cioè, per ora. Per ora il pompiere, cioè, non so ancora se definire la sbando. Sicuramente mi sta simpatico perché è coglione, ma non so ancora se è la sbando, diciamo. Sì. Qua c'è un'altra tizia con i capelli rosa. Capelli rosa? Sì, aspetta, vediamo che altro c'è. E là c'è uno con i capelli tutti strani colorati. Ok, vediamo la tizia con i capelli rosa.
Oh, ma io non ci sono. Scusa. Ah, è lei quella che mi è riuscita sullo schermo del titolo. Ah, è vero. Lei sembra il mio Lei, ma che è l'ultimate ereditiera? Secondo me, allora faccio una predict. L'ultimate Paris Hilton? Faccio una predict. Secondo me lei è la Cagarin che ha messo Alex nel nickname. Ah, che scocciatura, ma perché gli insegnanti ci mettono così tanto? Mi scus. Lei è l'ultimate. Tu chi cazzo sei? Secondo me è ereditiera, tipo. Boh. Ma non è un talento essere un ereditiere, è solo... Cioè, se sei un ereditiere sei l'ultimo sculato, praticamente, quindi... Per Byakuya lo era, tipo. Vai avanti, che voglio rivedere un attimo i particolari. Sì, quindi? Ah, piacere di conoscerti, sono Yuki, ma è l'ultimo sculato. E io Sora. Yoruko Kabuya. Kabuya, giusto. Ah, quindi siete entrambi del primo anno, vabbè, sono Yoruko Kabuya, piacere di conoscervi. Okay, Hostess. Ah, ok. LOL. Devo chiederti una cosa. Sai per caso perché siamo su quest'isola? Beh, ci stavo pensando anch'io. Sono andata nel posto in cui mi hanno detto di andare e sono finita qui. Cos'è? Per caso adesso siamo schiavi che sono costretti a lavorare qui o qualcosa del genere? Beh, anche noi la pensiamo. Cioè, anche noi stiamo pensando proprio come te. Sicuramente penso che ci sia qualcosa che non va. Tipo, che cavolo stanno facendo gli insegnanti? Anche se fosse un evento a sorpresa o qualcosa del genere, ci dovrebbe essere un qualche contatto con loro, no? Non riesco a credere che non sto andando avanti con i miei affari per via di questo. Affari? Ah sì, non vi ho ancora detto il mio talento. Magari la penserete male, ma io sono l'ultimate hostess. Una hostess? Ma sì, sono una studentessa delle superiori. Beh sì, ho avuto un po' di problemi con questo. Lavoro con un nome falso. Cioè, è da un po' che lavoro con un nome falso. Ma in qualche modo mi hanno sgamata e quindi la Hopspeak mi ha mandato quell'invito. Mi hanno detto o vai in prigione oppure vieni alla Hopspeak e quindi eccomi qui. Ma aspetta, che significa hostess? Che lavora, che fa, lavora in un host bar, in un locale per gli host. Ah, quindi tipo quella lì del gioco che stiamo giocando noi, Tokyo Dark. Sì. È il tipo di hostess. Ah. Sì, certo. Ah, lavora, cioè fa compagnia agli uomini d'affari che vanno nei locali. Come si potrebbe tradurre in italiano? Accompagnatrice. Insomma. Questa bianca. Cosa? Questa cosa bianca. Cosa bianca? Cioè la salsa, cos'è la salsa? La panna. Ah, e dove era la panna? Dove era la panna? Nel frigo. Avevamo la panna in frigo? Sì. Ma come, non l'ho vista proprio. E le passate? Sì, ora le prendo un attimo. Vedi che ho messo tre rosti a me, ma vabbè, perché mi seccavo a tagliarli. Ah, vabbè, si mette tutto qua. Cioè, comunque è pochissima la quantità di funghi e salsicce che è venuta fuori, assurdo. Ma vuoi che prendo cucchiai? No, io a me bastano forchette. Oh, via dal cazzo Ilaria, adesso torna Link Troll. Quindi o vai in prigione oppure vieni alla Hopspeak, quindi... No, non è spento. Ah... Vabbè, non importa, a noi non ci facciamo condizionare dal suo talento. È una buona e io la prendo per quello che è una buona. Quindi dovresti odiare l'Hopspeak, giusto? Non proprio. Comunque, fra qualche anno sarei comunque stata dell'età giusta. Volevo guadagnarmi un po' di fama. Comunque sono tutte gnocche, incredibile. Sono tutte gnocche. Vabbè, a parte la pittrice. Trovarmi un posto come questo che... mi sta facendo girare le balle. Cioè, sono troppo indeciso tra... Devo ancora vedere i caratteri. Cioè, però lei è troppo waifu. La giocatrice di biliardo è troppo waifu. La vocalist è una waifu. Cioè, è assurdo, sono tutte le buone. Certo, è minorenne, ma è... L'attrice, cioè nel senso troppo pompata, sì, cioè non lo so. Vabbè, ma noi diamo dei giudizi perché stiamo interpretando i pensieri di Yuki Maeda, ovviamente. Ah, questo è per questo che i tuoi vestiti sono... Ehi, guarda che non è che mi piace indossarli, però ci hanno detto di indossare dei vestiti che riflettessero il nostro talento. E ce lo dici abbassandoti in quel modo, va bene, ok. Yuki, guarda che ho visto che stai provando a sbirciare. No, lol.
Yuki, uno di noi. A lei chiama la Ultimate Sugar Baby. Sugar Baby. Adoro. Cosa? No, col cazzo, non è vero. Vabbè, tanto ci sono abituata, eh. Per non farti un'idea sbagliata, il mio lavoro non è quello che pensi tu, infatti. Cioè, non è che bisogna fare anche certi tipi di cose, eh. Io comunque penso sia incredibile. Davvero, è la prima volta che lo sento, che me lo sento dire. Vabbè, neanche tu sai un cazzo della nostra situazione, vero? Sì, stavo appena esplorando questo posto. Spero che non succeda nulla di brutto. Lo spero anch'io. Sora è magnifica, eh. Sora è stupenda, cioè. Sora. Bello pensare che questa è minorenne e quindi hai voglia tutti i pedofili che vanno nel locale dove lavora lei solo perché c'è la minorenne. Lasciamo perdere. Ma questo chi... Ma che capelli ha? Ho detto che c'era uno con i capelli tutti colorati. Ma che è? L'ultimate... sembra che c'ha delle cose colorate sulle spalle, vediamo. Ma che è? Le stelline degli occhi? È l'ultimate astronomo. Lo stavo pensando anch'io in realtà. L'ultimate planetologo. L'ultimate genio. Nagito Komaeda from Ever. Nagito Komaeda, ma che cazzo? Sì, no, è astronomo secondo me. Ehi, astrologo. Per caso sei uno stupendo? Uno stupendo. L'ho detto pure io, ma è uno stupendo. Per caso sei uno stupendo, va bene. Sei bellissimo. Non mi sta parlando con Sor. Ma la voce? Ma che voce? Ma la voce? Buon salve, qual è il nome di questa bellissima ragazza? Io sono Sor. Mamma mia, è cursed. Spaceman? Yuri Gagarin. Che cazzo? Yuri Gagarin è stato il primo uomo nello spazio. Veramente? Sì. Quello l'hanno cambiato in Yuki Gagarin, però. Cioè, Alex, ma a te piace veramente questo personaggio? Ma che problemi hai? Che ha questo aspetto, ma quella voce profonda, tipo. Sembra tipo Ryoma. Esatto, Kuru. Ryoma. Ma dai, ma c'era già Kaito Momota Desu. Perché hanno messo un altro astronomo? Sì, ciao. Ma questo capitolo è uscito prima di V3. Capito dopo. Alcuni capitoli, il resto del gioco evidentemente sì, ma questo capitolo mi sei uscito prima. Ah, Yuri, ecco, Yuki è già Maeda. Hanno sbagliato a scrivere. Hanno chiamato proprio Yuri come l'astronauta, assurdo. Piacere di conoscerti, quindi se sei una... Se sei un uomo spaziale, significa che vieni dallo spazio? Sembra una nebulosa i capelli. Ma che è come Eda? Che bel senso dell'umorismo, sei più affascinante di quanto pensassi. Noi chiamiamo astronauti le persone che lavorano nell'industria astronomica. Un sacco di subcategorie, però pensami come un pilota di navicelle spaziali, come Rantaro, ragazzi. Scusa, ma per te Miu, posso essere qualunque cosa, mia cara, lol. Hai scritto, Miu? È che ci sono veramente tanti commenti oggi. Non trovo il tuo messaggio, Miu. Comunque sì, una cosa che non hai visto prima, Emma Mago Robby. Spiegate anche a Margot Robbie. Ah, è vero. Margot Robbie. Non me la ricordo la visivamente come attrice, però mi ricordo come nome. Margot quella che Robbie. Ha fatto la moglie di Leonardo DiCaprio in nel film dove diventa ricco, come si chiama? The Wolf. Ma non me la ricordo, la moglie. Comunque Max, l'astronauta è Yuri Gagarin con la G. Ed è anche quella che ha fatto Madonna, perché non mi vengono i nomi oggi? Vabbè, comunque se cerchi Yuri Gagarin ti esce lui, Harley Quinn. Lei. Ti esce lui. Se cerchi Yuri Gagarin dovrebbe uscirti quello vero, Max. Scusa, Miu. Non voglio ignorare nessuno, ragazzi. A parte che sono stato purtroppo AFK perché questa ha avuto il culo di indovinare sta scommessa. Il culo, il buon senso, non è il culo. Il culo, non si sa come. Cioè, chiaramente era un ragazzo quello con la faccia arrabbiata, però. E Hajime da Hajime no Ippo. Ah, il pugile?
No way. Tu sei Hajime no Ippo. È un manga, credo. Ah, io sono la pugile. Ehi, ma mi stai completamente ignorando. Allora, cioè, dovevamo chiamarlo Pappo, era più bello. Comunque sì, è vero, ha un po' queste vibes da Teru Teru che... No, in realtà Teru Teru non gli fregava nulla, anche con i ragazzi andava. Mentre lui, un ragazzo, che visione disgustosa. Ma che cazzo. Omofobico. Mi dispiace per te, ragazza mia, perché esci fuori con monnezza di questo genere. No, cioè, fisicamente non dà l'aspetto, non dà l'impressione di uno che... che appunto va dietro alle ragazze. Yuki odia i maschi, lo stiamo vedendo. Yuki si è offerta di aiutarmi visto che ho l'amnesia. Stiamo cercando insieme, stiamo investigando la situazione. Sora ha l'amnesia? Sì, non è nemmeno il mio vero nome, Sora. Non mi ricordo il mio nome, il mio talento o chi cazzo fossi. Oh no, come è fatto a succedere? Oh, che tragedia. Tenko va al maschile, veramente. No, Sanji non è così, così omofobico, cioè... just you wait, Sora. Aspetta, come si può dire just you wait in italiano? Stai a vedere. Vabbè, non ti preoccupare, stai a vedere, Sora. Userò il potere della famiglia Gagarin, Max, per aiutarti a ricordare i tuoi poteri. Sì, Byakuya, chi cazzo sei? Davvero, grazie. Mettila di ignorarmi, sto pronto a parlare anche con te. Ah, sei incazzato, mi dispiace. Bing, sono un essere che è nato solo per le donne. Ma che cazzo. Quando li vedo i maschi li considero nient'altro che ciottoli sulla strada. Ma che cazzo. Io spero che tu venga ucciso da un uomo. E no, invece è ancora peggio se viene ucciso da una donna. No. Perché lui ama così tanto le donne e invece poi una donna lo ucciderà. Ma le ama così tanto e magari gode, capito? Ma che cazzo. Kakarin, beh, Ori quasi quasi prende in prestito. Lo volevi? Metà? Sì, sì, metà lo mangio. Ah, oh, solo subito. Perché? Così poi mangio io. Ho sbagliato, sto per dare metà della metà. Lol. Allora, raga, ha scatenato un sacco di odio in chat. Tipo, è un po' viscido. Ci sta. Insalvabile, insalvabile, mi dispiace, Alex. Me l'ha detto, Unlucky, è insalvabile. Ma guarda che tu sei un maschio. Vabbè, comunque, guarda che non è il momento di flirtare. Sì, diceva quello che guardava le zizze alla hostess. Hai capito in che situazione siamo? Situazione, ci è stato detto di andare in un certo posto e ci siamo ritrovati su quest'isola. Ah, quindi ne sei consapevole. Beh, magari si tratta di un rapimento, roba simile. Rapimento cosa? No dai, la scuola non farebbe mai una cosa così insana. Forse alcune persone vogliono ricattarci, chiedere in cambio di denaro, sì, chiedere il riscatto, sì, di denaro. E ci hanno rapito per questo. Io sono stato rapito un sacco di volte, sempre da maschi, scommetto. Per questo sei diventato maschiofobico. Ah, adesso vuoi che proviamo empatia per te o di gli uomini perché ti hanno rapito tante volte. Ma vaffanculo. Oh no, è una cosa terribile. Come fai a essere così calmo? Magari ci hanno davvero rapito. Beh, essere realisti, non è successo nulla di brutto ancora qui. Non ci hanno messo in gabbia o roba simile. Ma mi era sembrato di vedere se... Eccolo! Stava vedendo se andava a leccare il piatto. Sto facendo del mio meglio per godermi la situazione. Ah, sta roba mi fa preoccupare. Ciao Unlucky. Ciao Unlucky, stai andando via? C'è Sekhmet che sta pulendo il piatto. Ha molto più senso di ha, ci rimani a sorpresa. Può essere che l'abbiano rapito per fare cose brutte, però diciamo che non è un buon motivo per odiare tutti i maschi. Ah, ok, parlare con questo maschio mi sta facendo venire mal di testa. Perché non passi il resto di questo rilassante pomeriggio con me, Sora? Questo sprite è troppo come Eda. Sì, l'ho detto anche io prima. No. Apprezzo il pensiero, Yuri, ma ci sono ancora un sacco di persone che devo incontrare.
Ah, va bene, allora vieni a parlare con me ogni volta che ti va. Io sarò sempre dalla parte delle ragazze. Se non sei ancora andata al parco, te lo raccomando. Ci sono un sacco di belle ragazze lì, vabbè, ci siamo già stati. Ma che ne so, il bomber ti salutava, pensavo che... Ma non portare con te questo ragazzo, lol. Pensavo che tu te ne stessi andando, all'Aki. Questo ragazzo, il mio nome è Yuki Maeda. È lo stesso uguale. Ah, adesso mi sta tornando in mente. La famiglia di Yuri Gagarin è famosa per essere proprio ai vertici dell'astronomia, dell'industria dell'astronomia. Era davvero disgustoso, lol. Non posso che essere d'accordo. Per una volta Sora flamma bene. Ma no, che non muore Shinji nel capitolo 4. Ma abbiamo 4. Già finito di incontrare tutti? Mi sa di sì. Quindi niente, l'unico sbando è Hajime per me. Beh, credo che siamo tutti. Cioè, ci sono due chiardoni comunque in sto gioco. C'erano un sacco di persone diverse, 15 inclusi te e me, giusto? Ne manca uno. È quello che non si è voluto presentare all'inizio. Ah, già. Cioè, non so se hanno fatto anche lui. Non so se l'ha contato. Sì, ma alla fine non abbiamo trovato indizi sulla situazione in cui ci troviamo. Sì, ed erano davvero tutti troppo calmi. Forse non è una cosa così grave come pensiamo. Ce lo siamo scordati, sessantenne. Sessantenne. La lista degli asbandi. Ah, sì. Ah, sì, Shinji, scusate. Perché chi era Jim? Il pugile? No, ho sbagliato, volevo dire Shinji. Lo pensi davvero? Io ho ancora un cattivo... Stai dicendo Teruya, sì, sì. Sora, perché non raduniamo tutti gli studenti insieme per parlare? Credo che sarebbe meglio piuttosto che affrontare la cosa da soli. Hai ragione, dividiamoci e raduniamo tutti. E ci rincontriamo di nuovo qui in spiaggia. Va bene, capito. Io vado a ovest e tu vai a est. Manca il sedicesimo studente lying somewhere in the school. Eccoli. Eccoci tutti qui. Quindi siamo tutte queste persone, vero? Siete tutti nuovi studenti? Piacere di conoscervi. Ehi, ma perché siamo tutti qui? Io volevo ancora un po' esplorare l'isola. Grazie a tutti per essere venuti. Ci sono due motivi per cui vi abbiamo chiamati qui. Il primo è che così possiamo tutti presentarci più facilmente. E l'altro è... È vero, che volevi dei sapere free time perché siamo su quest'isola, vero? Esattamente, esattamente. Ma scusa, questo capitolo non è uscito prima di V3. Allora l'hanno messa poi nelle patch successive. Sì, dobbiamo parlare di questo. Sono contenta che ci siano un po' di persone con un po' di buon senso qui. Figurati adesso l'astro, come cazzo si chiama? Lo spaceman appena vede questa. Si smanetta. No. Ma perché questo significa che alcuni di noi non hanno buon senso? Ah, ma che cacchio volete? Questa è tutta parte della cerimonia di apertura, no? È uscito tutto dopo? Allora hanno rubato il ruolo a Kaito così senza pudore. Capito. Rinuci, ma che fai? Cioè, C'è da dire che Kaito è astronauta, lui è spaceman che è più generico, forse, però... Vabbè. Sì. Boh, vabbè. Un esempio perfetto. Vabbè, dopo che abbiamo parlato con tutti voi, pensiamo ancora che ci sia qualcosa di strano. Nessuno di noi si ricorda come siamo arrivati qui. Come siamo arrivati qui? Sì, sto pensando, perché siamo arrivati qui? Kanade, tu te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Io sono sorpresa più che altro dal fatto che ci sono persone come voi che sono calmi in una situazione come questa. Va bene, Max, però sempre ultimate astronauta, era dai su. Non c'è bisogno di prendere tutto così seriamente, signorina Rosa. Mi chiamo Yoruko Kabuya. Sì, vabbè. Vabbè, waifu contro waifu. C'è qualcosa, cioè, ci guadagni qualcosa a reagire così? Questo forse è tutto un evento. Sì, ho sentito che questa scuola organizza eventi pazzi in culo. Dopotutto è una scuola enorme. Hanno detto che questa scuola ha cose tipo peluche giganti e edifici che esplodono. Ma che cazzo? Perché è Monokuma gigante. Infatti. Oh, ma che è sta scuola? Ma se tutto questo è vero, allora ci potrebbe davvero essere un enorme evento organizzato. Un'isola bellissima nell'emisfero australe.
una cerimonia di apertura che è unica nel suo genere. Dovremmo davvero conservare questo ricordo nelle nostre menti. Davvero lo pensi? Beh, comunque ci sono altri problemi. Te l'ho detto, questo è al 100% un rapimento. Cosa? Un rapimento? Yabaina. Yabaina. I miei sensi di dal rapimento stanno... mi sta solleticando, diceva... sì, i miei sensi di ragno. Tipo. Com'è che diceva? Pizzicandole, diceva. Si è sporcato il pizzetto. Diceva pizzicando. L'uomo in quanto ragno. Veterano dei rapimenti, ho un presentimento che questo sia sicuramente un rapimento. Su grande scala, su larga scala. Che vuoi dire veterano dell'essere rapito? Ma se questo è un rapimento, allora il colpevole deve avere davvero del fegato a rapire degli Ultimate. Aspettate, ma se siamo stati rapiti, allora non dovremmo essere legati? O tipo comunque sotto il controllo del rapitore? Sì, basta metterti su un'isola senza nessun modo di scappare, bro. Io non ho mai sentito di un rapimento dove il colpevole ci fa andare a piede libero su un'isola e non ci fa niente. Comunque, io ve lo dico, il mago è troppo sass, Cioè, non vi dico che è cattivo, che è mastermind, eccetera, ma secondo me farà qualcosa di malato, perché è troppo strano, quella maschera, eccetera, il cilindro, cioè, sembra il classico personaggio, appunto, come dicevi tu, tipo il fantasma dell'opera che fa... Cioè, diciamolo così per... Esatto, Nagito Vibes. No, no, guarda di qua. Ah, pure è vero, pure il mago l'hanno copiato. Pure il piatto. Pure il mago hanno copiato, è vero. Cioè, pure i Miko hanno copiato. Ma giusto. Che perché? No, ma prima stavo dicendo, probabilmente cioè, lui si è messo a realizzare sto gioco poco prima che uscisse V3. E ormai quando è uscito V3 lui lo stava già facendo questo, e quindi non è che poteva cambiare sì, il tutto. Sì, giusto, in effetti. Prestigiatrice? Sì, giustamente. Cazzo, è vero. E lei dice sempre la magia è vera, bla 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 bla. Vabbè, non solo, c'è anche un'enorme barca, cioè nave. Magari è bloccata, ma comunque significa che abbiamo un qualche mezzo di trasporto. È vero, perché in effetti lui ha detto, tra l'altro, ha detto wizard, nemmeno magician. Perché infatti Miko era magician, che sarebbe tipo prestigiatrice. E lui ha detto, o lui o lei, insomma, chi cazzo è. Sannoji ha detto wizard, che è proprio il mago quello che fa i fu. Sono vero? Samasca e ti ammazza, tipo. Tu lo vedevi magician? Oppure Specto Petronum. Qual è? Era un cartone animato. Magician. Sì. Non ho idea. Vediamo se trovo un mago. All'ultimate giornalista Mikado. Aspetta, Mikado chi era? Mi sono già dimenticato. Vengono shippati nel fandom. Magician, la giustizia non è un trucco. Non... Chi cazzo è? Chi cazzo è? Ma che cazzo è? Aspetta, no, perché mi stavo facendo vedere. Ciao, Kuru. Devo andare, sto morendo. Kokoro. Chi è Kokoro? Madonna, regà, non. Giro è Angie. Giro è pittrice. Angie fa sia quadri che sculture. Sì, perché Angie è artista. E lei è solo pittrice, sì. Ma chi è? Ma sei da Batman? Nel senso. Che cazzo dici? No! Lo stile del disegno, eccetera. Cioè, capisci? Secondo me sono gli stessi tipo disegnatori del cartone di Batman. E che faceva? Non mi ricordo, io vedevo così qualche puntata random. Ma catturava sempre i criminali. Sì, però era... faceva magie, appunto. Ma che cazzo? Ah, la psicologa, ok. Ah, è francese. No, mi dispiace, allora, Kuru. Buona Kokoro. Magician e Wizard sono nemici naturali. L'ultimate passa in culo. Sì, vabbè, in effetti è un po' diverso da un normale rapimento. Io non credo che questa situazione sia seria. Cioè, vabbè, cioè, non è possibile che qualcuno abbia fatto una roba del genere. Oh, sì, fantastico. Incredibile rapimento in un evento scolastico. Questo articolo sarà insano. Sì, vabbè, ma anche se fosse un evento, non è strano che nessuno ci sia avvicinato a noi, Sono passate 2 ore. Non dovrebbe succedere qualcosa? Sì, è un po' strano, però vabbè, magari stanno avendo dei problemi, dei casini. E quindi che facciamo noi?
Non abbiamo abbastanza informazioni, bro, per fare una conclusione. Perché non rimaniamo tutti insieme? È molto più intelligente e sicuro di muoversi da soli. Sì, va bene, sì, bla bla bla. Parlare, no, aspettare e parlare qui non ci porterà a nulla. Ok, tutti insieme, tutti amici, finché non succede qualcos'altro. E allora, comunque sembra troppo un foulard il fatto che lei si mette i capelli. Mi fa cringiare. Perché non ci presentiamo? Allora noi l'abbiamo fatto. Ah, è vero, hanno detto sono passate 2 ore. Anche per noi sono passate 2 ore. Cazzo, è vero. Rido. Ci sono qui ancora persone con cui non avevo parlato. Eccolo, l'ultimo ubriacone. Eccolo, proprio lui. Ma con la cravatta mi disturba. Ma cos'è quell'espressione arrogante? Mi avete parlato qui mi avete chiamato qui solo per parlare di ste cazzate? Mi avete fatto sprecare un minuto prezioso della mia vita. Quindi c'era pure lui, non l'avevo visto. Oh, coglione, cazzo vuoi? Credo che sia importante parlare di questo, dato che ancora non abbiamo ben capito. Lo stai entrando. La situazione in cui ci troviamo. Scusate, ma sono venuto solo qui per vedere con quale razza di ragazzini mi trovo su quest'isola. Perché lui è così avanti con l'età? Sarebbe una perdita di tempo fare tutto l'amicone con voi, quindi adesso me ne vado. È un professore lui, infatti. Sembra un professore, te l'ho detto, sembra molto più... Cosa? Ma lo sai quanto è maleducato comportarsi così con qualcuno e poi andarsene via? Se n'è già andato, ma qual è il suo problema? Lui è l'unica persona che non mi ha detto il suo nome e il suo talento. L'ultimate scrocca pure, secondo me è un poveraccio senza soldi. Ah, ma che è? Devo passare la mia vita scolastica insieme a un vecchiaccio come lui? Comunque facciamo come ha detto la pittrice inutile e parliamo l'uno con l'altro. Sì, se vogliamo fare amicizia io ho un'idea. Siamo in una spiaggia, c'è bel tempo, perché non andiamo a farci un bagno? Costume da bagno, fanservice, eccoci qua. Cosa? Allora, l'ultima volta in Danganronpa 2 hanno iniziato a fare un bagno. Sono successe cose brutte. Zio Scrocco. Pittrice inutile, non insultarla Link. Lei è inutile, è la gemella della idol carina. Mamma mia, inutile veramente. Passerei proprio con una mano, con la mano tesa così, proprio con la mano chiusa così e tesa, e darei proprio uno schiaffo. La metterei in fila, madonna. Il supermercato aveva dei costumi da bagno, non c'era nessuno nel supermercato, quindi non vedo quale sia il problema di prenderli in prestito. Cioè, la wife vuole il costume da bagno. Se esso che è in costume da bagno sarà insana. Sam 41. Ma non è questo il punto, dovremmo parlare, non giocare. Lui ha ragione. E se questo non è un evento organizzato dalla scuola, allora scopriranno che li avete rubati. Lui ovviamente. Sì, andiamo a nuotare subito. Mamma mia, è proprio terutero. Ehi, la fica. Ma vuoi? Sì, che bello nuotare. È passato un sacco da quando sono andato al mare. No, neanch'io dico sessantenne, ma magari veramente 30 anni è tipo un professore. Ciao Feddy, alla prossima. Aspettate un attimo, ragazzi. Oh, bellissima idea. Dai, andiamo a prenderci questi costumi da bagno. E si parla di nuotare. Io non mi tiro indietro, andiamo Kanade! Ah, sorellina, ma io non voglio perché io sono timida, sono una meba. Vabbè, chi se ne fotte, cosa potrebbe mai andare storto? Vabbè, mi unisco anch'io. Infatti, ma perché hanno fatto un personaggio che assomiglia a Nagito così odioso, cioè? Andiamo! Quindi c'è già la prima scena fanservice? Per forza. Yuki, sono andati tutti via. Yuki, tocca prendere il costumino. Ah, ma lascia stare, sono tutti degli ultimi e ti faccio quello che mi pare. Una categoria. Quindi alla fine noi... Noi, eccoli. Allora non si sono visti neanche la hoste. La psicologa nemmeno, il mago nemmeno. Il mago nemmeno. Il Ciandone ovviamente c'ha lo slippino. Vabbè, devo dire che Setsuka... ci piace Setsuka. Tipico Ciandone con lo slippino. Non lo fanno vedere, meno male. Il fake Nagito, si vedono solo i capelli. Va bene, ok, puoi andare avanti. Beh, non possiamo fermarli, ma come fanno a essere così calmi? Davvero non capisco. Ma qual è wife? Ma che wife? Ma che ti piace? Cioè, ti piace la pittrice, Mary? Ma basta, cioè veramente fuori da questa live.
Vabbè, ora mai più dovrei, cioè, o vieni a divertimento adesso o mai più. Vabbè, infatti lui si sta divertendo. Sora, tu vuoi andare? No, sembra divertente, ma al momento non mi va molto di nuotare. Comunque, dovevano avere tutti i vestiti relativi al loro talento, ma al solito, ovviamente, Yuki Maeda e Sora hanno dei vestiti anonimi. Su Yuki ci posso pure credere, però ovviamente Sora ha semplicemente la divisa e quindi è impossibile capire un cazzo su di lei, mannaggia a loro. E voi invece? È troppo tardi ormai per parlare di qualcosa di serio, quindi andate a divertirvi. A quale vittrice wife, pure gamma, che dite? Io passo, non sono una fan di questa atmosfera così rumorosa. Ovviamente, perché sennò poi dicevano... Io ero poca buia, aspetta, chi è? È la hostess. Ah, la hostess, sì. Anche io passo, non mi piace così tanto entrare nell'acqua. Cocoro non ne frega un cazzo, il mago nemmeno, il mago, ovviamente, mi cado, vatti a mangiare un bastoncino di cioccolato. Sembra che il gatto gli ha morso la lingua. Che culone. Che interessante quella tenda, mamma mia. Proprio interessante. Perché si mette? Cioè, potrebbe stare girato verso di noi. Almeno ancora, guarda, io noi. Ancora non riesco a capire invece... perché non va più sulla parte alta. Ma secondo me ha paura di cadere. Mikado, mangiati un Mikado. Capito, è arrivato troppo tardi, Alex. Ragazzi, vengo entrando. Pure io. E adesso ovviamente quando vuole venire lui incomincia a fare il temporale tipo. Yuki, quindi ti sei arreso. Ma cos'è questo? Non ricordo niente, ma sembra nostalgico. Come se li conoscesse già. Sento una sensazione di calore, non per il caldo, ma dal mio cuore. Tipo il calore di aver trovato qualcosa che stavi cercando da tanto tempo. Ma il sessantenne se n'è andato, Alex. Davvero questo calore potrebbe essere... Ecco, un'esplosione. Il calore di un'esplosione. Up, time up, time is up. Ah no, svegliati! Sora, svegliati! Ma che io? Merda, è diventato tutto buio. Sora! Yuki? Oddio, questa musica bellissima di V3! Nightmare in the Locker, qualcosa del genere. Bellissima, la adoro. Mi ci è voluto un po' di tempo per capire cosa è successo. Troppo bella. Il sole, sì, il sole, vabbè, il cielo soleggiato e limpido era già diventato un cielo notturno ed ero circondata dagli altri studenti. Sì, anche Luki, Yuki ha tipo due mezze lune, anzi due quarti di luna. Anche loro si stavano tutti svegliando. Lune crescenti, come che si dice. Yuki, che è successo? Non lo so, stavo entrando nell'acqua per nuotare, ma poi ho perso conoscenza. Sas. Di solito quando perdono conoscenza è perché qualcuno gli toglie i ricordi. Certo. Credo che è successo a tutti, è già notte. Oh, ma che cavolo è successo? State tutti bene? Sì, credo che siamo tutti... È strana sta voce. Ma non stavamo tutti indossando dei costumi da bagno? No, non avevo finito di apprezzare la figa in costume, la figa. Vedi, si sono pure hanno di nuovo i vestiti. Che schifo. Mi sa che gli hanno tolti i ricordi. Ma che è successo? Quindi c'è qualcun altro tra noi su quest'isola? Qualcuno ci ha fatto qualcosa? Tipo che hanno usato un gas per addormentarci? Però significa che... Cioè, comunque se gli hanno tolto i ricordi vuol dire che... Loro erano stati sull'isola già prima di perdere i ricordi. Boh, strana qualcosa. Mikado e Iwa. Link Troll fuori da questa là. Cioè, vabbè, Mikado è un po' interessante. Ma perché mi piace tanto la vittrice? Non è così, no? Non c'era nessun segno che ci avessero fatto questo. È successa una cosa tipo che abbiamo perso conoscenza all'istante. Che facciamo adesso? Comincio ad avere paura. Forse la situazione è peggio di quello che pensavamo. Era quello che stavamo provando a dire. Non potete rilassarvi in una situazione del genere. Oh, Yoruko, mia cara. Io ero d'accordo con te fino all'inizio. Quindi non spezzarmi il cuore urlandomi contro. Tu eri quello più interessato di tutti a ignorare tutto questo e andare a nuotare. Amici, calmatevi un secondo. Si ricordano? È vero, cazzo. Se non si ricordano che stavano andando in acqua, quindi... No, vabbè, può essere, gli hanno tolto i ricordi tra il bagno che hanno fatto e tutto quello che è successo fino a questo momento.
Però, cioè, non dovrebbe essere passato troppo se hanno fatto davvero una cosa del genere. Strana come cosa. Troppo strano lui. Non riesco a immaginare che faccia abbia lì sotto la maschera. Ho troppo voglia di cercarlo. Sta arrivando, che cazzo. Ha parlato. Ho troppo voglia di cercare online per vedere che faccia, però mi beccherei. Mikado, tu hai appena... Il peggio spoiler. It was red, we thought that Mikado was spoiled, right? Era proprio stato appena quando Mikado. Appena Mikado, cioè, pensavamo che Mikado avesse parlato per la prima volta che questa, che quello questa è successo. Cosa è lo so, non posso, ragazzi, non posso, però ho troppo voglia di sapere che faccia. Eccolo, il pulcino. Monopulcino. Sono felice che, di vedere che state tutti bene. Scusate il ritardo, è un annuncio dal quartier generale del viaggio scolastico dell'Opspeak. Accademia Opspeak, la cerimonia di apertura dell'Opspeak inizierà ora. Quindi tutti gli studenti sull'isola, per favore, presentatevi al parco Tsurushima. Il pulcino Pio Pio. Come potrebbero chiamarlo? Monobird. Da Monobeer a Monobird. Ma quell'annuncio... Da dove è arrivato? Monocotori. E soprattutto, hanno detto cerimonia di apertura? Capisco, quindi era davvero un evento scolastico. Mono aula. Cerimonia di apertura, davvero? Non credo che sia un gufo. Beh, immagino che possiamo mettere da parte la questione che di come abbiamo perso conoscenza. Monobird. Aspettate, amici. Io ho un cattivo presentimento. Sa. Kotori è uccello in giapponese. Capisco che sei preoccupata, ma cosa possiamo fare? Non possiamo rimanere qui per sempre. Proprio oggi, appunto, ho visto le prime due episodi di Love Live, lol. E soprattutto non si possono ottenere informazioni interessanti per l'articolo rimanendo qui, quindi io vado. Lui va. Sì, pensiamo in positivo, non succederà niente di male. Non succederà nulla, amici, state tranquilli. Yoruko, tu non credi che ci sia qualcosa di strano? Perché tra tutte lo chiede proprio a Yoruko, vabbè. Certo, sono d'accordo con te. Ma come ha detto quel tizio giornalista, non abbiamo scelta. Mono caca. Sono d'accordo. Se lo facciamo, cioè se siamo tutti insieme, riusciremo a gestirla. Forza, Sora, andiamo, stanno andando tutti. Lo so, Ori. Perché tu pensi, cioè tu vorresti cancellarti i ricordi per riviverti il gioco. Quindi sei in hype per me, perché per me è tutto nuovo. Minchia, io pure vorrei dimenticare tutto, tipo di Danganronpa. Ok. Però è bella avere un Danganronpa così figo, un fangame così figo da giocare, appunto. Va bene, mettiamo da parte la paura e andiamo. Questo è il parco, vero? Oh, ma questo è il tizio che non voleva stare con noi. Ah, il mastermind. Non sono qui per la cerimonia d'apertura, sono solo eccitato che stai iniziando qualcosa. Veramente l'ultimate, che cazzo è? L'ultimate supreme leader come Kokichi, che cazzo è? Ma che succede? Siamo venuti qui come ci è stato detto, ma non succede niente. Secondo me è l'ultimate bombarola. Ora. Ehi, dobbiamo chiedere un sacco di cose, quindi vieni fuori. Ecco. Oh, siete proprio casinisti, ero qui da tutto il tempo. Ero qui fin dall'inizio. Aspetta, ma cosa, da dove è arrivata questa voce? Anche l'ultimate alcolista ci sta. L'ultimate mastermind pure. Davanti a voi, siete ciechi o cosa? Usate quegli occhi. Ma dove cazzo è? Ma dove cacchio è? Pulcino piccolissimo per terra. Quella voce? All'improvviso si è manifestata in qualcosa che è apparso davanti a noi e ha trasformato l'atmosfera... cioè completamente trasformando, ha capovolto completamente l'atmosfera, ribaltato la situazione. C'è la cosa, tum, 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 tum. Adoro, assurdo, ma è bellissimo, che carino, è bellissimo, è stupendo. No, vabbè, che carino. Ah, monocrow. Ah, è un corvetto, ok. Ma la voce! È carino. Lo amo. Ma anche la musica è bellissima. Bellissima la musica. Monocorvo. Piacere di conoscervi, amici. Io sono il capo insegnante di questo viaggio scolastico, Monocorvo. Bellissimo. Lo chiamiamo Monocorvo o Monocrow? Boh, mono.
Stereo Corvo. Piacere di conoscervi. No, spero che andremo d'accordo. Ma è troppo carino. Ma perché un corvetto poi? Boh. Perché ha questa questo modo di fare così friendly? Mio padre è oggettivo e assoluto. Mamma mia, Max. Ma bella la musica. Ha avuto proprio sfortunato avere te come figlio. Vabbè, quell'affare che sembrava un uccellino e parlava nel linguaggio umano ci ha confusi tutti. Che sono fa il corvo? Cra-cra? Monocracco? Ah, un animale di pezza ha parlato! Non c'è il cuoco in questo gioco! Ma che cacchio è quella cosa? È lui, è il mono, è monocracco, quindi è monocuoco. È un mostro, è un mostro! Iare, iare. Iare, iare. Mi ammazza la voce. È Jotaro. Ah, che cattivo chiamare il vostro insegnante un animale di pezza oppure un mostro. Ah, faranno un sacco di giochi con Crow Crow, giusto? In effetti. Una scoop, questo è davvero un enorme scoop. L'insegnante era un... una sparo, un passero. Non sono un passero, sono un corvo. No, Raven, aspetta. Raven è sempre corvo, mi pare. Non so di che differenza. Però Confident non so cosa sia. Corvo imperiale. Imperiale, c'è un su. Ma sembri un passero in realtà, anzi. Forse uno sgombro? Ma che cazzo? Un merluzzo, mi pare. Ah, un merluzzo, Non è quello che mangiava sempre Haru di Free. E non era sgombro, no, era merluzzo. No, aspetta, no, lo sgombro, scusa, hai ragione. Ma mi stai prendendo per il culo? Che tu saresti il nostro insegnante, ma non ha senso. Uno sgombro, perché gli voleva dire di sgombrarsi via dal cazzo. Cioè. Calmatevi, deve essere solo un giocato. Cioè, un giocato, una marionetta. Il vero insegnante deve essere da qualche altra parte. Sì, smettetela sì. Di trattarmi come una marionetta. Io sono Monocrow. Un essere speciale. Lo mettiamo su YouTube. Sì, sì, assolutamente sì. Che carino! Che carino! Ma cosa può essere carino di quella cosa? È disgustoso, mi fanno schifo gli insetti. Sì, gli uccelli. Sono curiosa di come faccia a muoversi. Oia, oia. Ci stavamo tutti impanicando per la inaspettata presentazione del nostro insegnante. Era stata una catena ridicola di eventi da quando ridicola, ci eravamo svegliati proprio. Qui. Ridiculous. Persino gli studenti che più erano rilassati prima stavano diventando sempre più ansiosi. Quindi devi avere un motivo per averci radunati, no? Forza, il tempo sta scorrendo. Ultimate orologiaio? Sii onesto, non ci hai portato qui per qualche cerimonia di apertura, vero? Non l'ha fatto? Ah, qualcuno che l'ha capito, adesso sì che possiamo parlare. Ma Shobai, la cerimonia di apertura non era una bugia, tranne per il fatto che è più una cerimonia di entrata. L'ha chiamato Shobai. Shobai, sì. Vai. Ah, adesso sappiamo il suo nome. Vai. No, aspetta, stavo pensando una cosa. Jotaro cos'era? Inventore? Sì. Quindi scienziato non c'è. Potrebbe essere veramente uno scienziato. Piuttosto la cerimonia di entrata in una struttura piuttosto che in una scuola. Voi prenderete parte in un viaggio scolastico molto speciale. Shobai. Un viaggio scolastico? Un viaggio scolastico dopo la cerimonia di apertura? No way, è la scuola più bella del mondo. Quindi significa che il nome di quel tizio è Shobai, giusto? Non che mi freghi molto dei maschi, però... Proprio come in Danganronpa 2. Ah, quindi vi siete chiamati tutti? Non posso spiegare questo viaggio scolastico se mi parlate tutti. Davvero credi che ci calmeremo? Da quando siamo arrivati su quest'isola non ha un cazzo di senso niente. Sono successe solo cose strane, adesso questo? Forse se fai la muta cula per 2 secondi magari avremo delle risposte. Perché il vestito di bianco, nero e rosso? Mastermind. In effetti sta provando a darci una spiegazione. Ultimate Monokuma player. Ultimate Monokuma nodo, ma come si dice? Uno che comanda ventriloquo. No, che comanda tipo un robot. Come lo chiami? Okay, vabbè. Come scus? Monokuma fan. Yoruko, so come ti senti, ma davvero abbiamo bisogno di capire cosa sta succedendo. Tanto sarà tipo l'età media dei tuoi clienti quella, Yoruko. Beh, ora che vi siete tutti calmati, posso cominciare?
Allora, innanzitutto mi ripeto, sono il capo insegnante di questo viaggio scolastico e controllo l'isola Utsuroshima. No, vabbè, assurdo. Sono il più corvo dei corvi, Monocrow, piacere di conoscervi tutti. Ma il faccino... Real life. È l'ultimate Monoskuma cosplayer. Ecco. Insano, ragazzi. E per confermare alcune cose, sì, siete tutti studenti del primo anno della Hopspeak. Ma che, pure Shobai? A quanto pare. Vi è stato detto di indossare un certo outfit e andare in un certo posto, ma giusto? Ma che significa? Sì, ma non abbiamo ricordi dopo di questo. Quando ci siamo tutti svegliati eravamo su quest'isola. Ah, scusate se sono stato così crudele con voi, non vi preoccupate. Vi divertirete un sacco durante questo viaggio. Mi sono sbarazzato della parte che vi siete dimenticati per renderla più una sorpresa. Sass. Ma quindi se ignoriamo il fatto che ci sia un così dice, un pupazzo che si sta muovendo e sta parlando, questo è un evento normale? Secondo me è invecchiato con un esperimento figo. Sarebbe beh, figo. Non lo chiamerei normale. Perché non c'è una fine, una data di fine per questo viaggio. Ah, quindi non basta collezionare i frammenti di speranza qui? Cos'è che hai appena detto? Questo viaggio non ha una fine, giorni infiniti e notti infinite. Vabbè, come scusa? Che sarebbe a dire che dovrete rimanere per sempre. Quindi ci stai intrappolando su quest'isola? Come scusa? Non credo che funzioni così, dobbiamo andare a casa. Inoltre, non abbiamo ancora visto l'edificio scolastico. Non so se è buono come Monomi. Sì, smettila di prenderci in giro. Chi sei tu per fare una cosa del genere? Secondo me è comunque sempre cattivo, solo che lo fa con fare... Forza, non fate così. C'è un modo per porre fine a questo viaggio scolastico. Dovrete diplomarvi. E come vi diplomate? Sì, e come? Ecco. Dovete uccidere qualcuno. Va bene. È proprio buona come Monomi. Per un breve istante nessuno è capace di dire niente, cioè di rispondere niente a quello che ha detto Monocrow. Il cambio improvviso di atmosfera mette i brividi. È come se il tempo si sia fermato per un secondo. Che cazzo hai detto? Ho detto che dovete uccidere qualcuno. Uccidere? Tipo in un gioco? Sì, proprio in un gioco i bifi. Se muore i bifi. No, intendo un vero omicidio. Sembra troppo Jotaro come parla. Ha detto pure Yore. Ecco. Mamma mia, è troppo carino. Potete pugnalare qualcuno, strappargli l'intestino, spezzargli le ossa e la carne, impiccarlo, spararlo con una pistola, tagliargli la gola con sì che non so cos'è. Lascia tipo un falcetto. Ah, ok, bruciarli oppure colpirli con un'arma contundente. Qualunque cosa vi venga in mente, se uccidete qualcuno... Allora potrete porre fine al viaggio scolastico e scappare da quest'isola. Sì, ma dillo tutto, Monocrow. Cioè, dille tutte le cose per bene come stanno, In che senso? Che poi c'è da fare il processo, eccetera. Non è che uno uccide e se ne va. Eravamo tutti senza parole, non sapevamo cosa rispondere. Cioè, tutto quello che riuscivamo a fare era fissarlo. Io ero ghiacciato dalla paura e dallo sconforto. Non riesco a salvare con Shift. Quindi vuoi dire che questo è un viaggio scolastico dove ci dobbiamo uccidere a vicenda, giusto? Esatto, in altre parole, il viaggio scolastico degli omicidi. Ma questa notizia è davvero troppo. Speriamo che non c'entri Junko, Mary, speriamo. Non prenderci per il culo, perché? Perché dobbiamo uccidere qualcuno? Esatto, perché mai perché domani dovremmo fare quello che ci dici? Vabbè, dovremmo sforare. E soprattutto potremmo notare per andare via da qui. Esatto, non lo faremo mai. Non provare a rovinare la nostra felice vita scolastica. Sì, guarda, mo arriva Asaina. Anzi no, il fratello di Asaina che prova a notare via. Ha ragione, tutti quelli con i muscoli, venite qui e faremo il culo a questo pupazzo. Oh, questa cosa mi sta facendo incazzare, quindi contami pure. Lui secondo me è carino, però. Non ti piace? Sì, è troppo ciaddone. Se fosse stato con una corporatura normale, magari sì. Però, come hai detto tu, non ha il tipico aspetto da wrestler, anche per la capigliatura. Sì, sembra un idol, tipo. È un misto tra un idol e un wrestler, però... Sembra carino. Non lo so, È troppo... diviso, è troppo perfetto, capito?
Quella parte era bruttissima, il fratello di Asaina, mamma mia. Ah, oh, non potete usare la violenza contro un insegnante. Forza, picchiamolo. Picchiamolo, niente. Non fate un altro passo verso Monocrow. Lui sa. Lui come, sa. Scusa? Lui c'è il sole, me ne sono accorto adesso, che stupido. Non l'ho visto, dove ce l'ho? C'è il sole che gli chiude. Ah, ma io pensavo più a un fiore. Che è la musica di Nagito? Quel tizio è pericoloso. Un passo, una mossa sbagliata e vi giustizierà infrangendo le regole della scuola. Perché ha un sole? Esatto, ce l'ha anche nel cappello. Ah, quindi sai parlare. Scusa, ho dimenticato il tuo nome, ma che vuoi dire con questo? Sai qualcosa per caso? Il mio nome è Mikado Sannoji. Vuoto? Sono il leader di un'associazione segreta chiamata Vuoto. Vuoto? Empty? ho capito. Kokichi? Non credo che sia una lacrima, penso che sia un punto interrogativo a testa, sì, sotto. Che è successo? Ho visto dei commenti cancellati insani. Ma li hai letti? No, ho visto solo dei messi tu. No, io no. Io sono vostro alleato. Sass. Che cazzo stai dicendo? Ah, troppe informazioni, non riesco a capire che sta succedendo. Ah, ma che cacchio succede? Tu non sei l'ultimate mago? Amici, venite dietro di me. Ma cosa fa, una spell protettiva per proteggerli tutti? Ma che è pericoloso avvicinarsi a quella cosa. Io non voglio vedere, non voglio mettermi dietro a un ragazzo. E allora muori, che cazzo vuoi? Tanta copia di Mico, non mi rubare l'ultimo. Cioè, è proprio buttata così lì, non so che pensare. Ma che cacchio sta succedendo? Non è un bimbo speciale tipo Gundam e si inventa le cose. Non ne sono sicura, ma immagino che Mikado sia nostro alleato. Cosa puoi fare tu? Tsurashima è la mia isola. Va bene, Lilla, alla prossima, un bacio. Oh, vedrai, proteggerò queste persone ad ogni costo. Come fa a esplodere una bomba come Nagito? Che cazzo? L'atmosfera che era cambiata per via dell'annuncio del Killing Game. Ma gli ha sparato, Monoc. L'atmosfera che è cambiata per via di Mikado che ha parlato per la prima volta. È morto? E ancora una volta. L'atmosfera è cambiata per via del suono di una pistola. È il sedicesimo. Del suono di una pistola che. Cioè, dello sparo di una pistola che è passato vicino alle nostre teste. A dopo, 20. Che è rimbombato per le nostre teste. Ma. What? Di già. È normalissimo. Chi è stato che gli ha sparato? Monocorvo. Ah, no, vedi la sedice. Mommy! La mommy! Porca troia! Ma che cazzo? La mommy! Ma che cazzo? Che cazzo è successo? Non possiamo manco urlare, cazzo! Basta, no, così, vabbè. Coglione! Ma c'è il logo, vedi? Il logo della... Della Kisaragi Foundation. No, vabbè. Ma che cazzo. Ma è ancora più mommy adesso. Ma adesso è veramente una mommy. È ancora più mommy, marca troia. Io ho detto sedicesimo studente, però non so se è considerato. Io invece pensavo studente, fosse stato lei. Il tizio senza no... Già, come Shobai pensavo fosse stato. Ma che cazzo stasera... Ma è bellissimo! Cazzo, ma è bellissimo! Smettila! Ma è diventato bellissimo, raga, ma stiamo scherzando? Tac, dove sei? Dove cazzo è Tac? No, secondo me pure a Tac piacerebbe tantissimo. No, vabbè, a sbando, cazzo. A sbando, te lui è diventato a sbando. No way, sì. Non stiamo scherzando. No, aspetta, io voglio vedere Kincho però, allora, a questo punto, scusate. No, raga. Dove è Nautilus? Nautilus, adesso te la provo, Teruya. No, raga, io non me l'aspettavo che Teruya diventasse così a sbando, ma stiamo scherzando. C'ha ancora gli occhiali di Haruhiko. No, ragazzi, è troppe informazioni. Sto assimilando troppe informazioni. Non ci sto capendo più niente. C'ha la sciarpa come Konohamaru. Dove è Tank? Tank, dove cazzo sei? Kincho. No, solo due. Forse devi arrivare ancora.
No, no, raga, è diventato bellissimo Teruya, basta, basta. Aspetta, non è che Kinge è diventato tipo mad, perché lui era Danganronpa Panaderun, era finito con lui, era tipo tutto, dobbiamo fornire un'organizzazione per uccidere i cattivi. Ilaria non aveva mai detto Teruya ascolta, ma è diventato un gnoccone, ma stiamo scherzando, era un nano ed è cresciuto così tanto. È diventato un gnocco pazzesco. E io stavo dicendo, io non ho trovato ancora una sbandola, già, eccolo, eccolo. Cioè, allora c'è Shinji che è la sbando coglione e mi piace solo perché è coglione. Poi c'è Teruya che è diventato un ognuno. No, io sto sentendo delle bestemmie, raga. Sto sentendo delle bestemmie. Bentornata, Lisette. La sciarpa del padre. Da dove cazzo l'ha presa? Damn. Ah, ti rispogliate la mommy del 2. No way. Quindi sapevi già che sopravviveva. Setsuka bellissima, Lisette, stupenda. Ma anche la hostess, anche i Biki. Bellissimo. Ma ora come si svolgerà sto Killing Game se qua ci sono due che sono arrivati a salvarli? Forse mo li caccia via Monocorvo. E come cazzo fa cacciarli? Boh, allora, vabbè, vediamo, cioè ci giriamo verso la direzione da cui è arrivato lo sparo e vediamo due estranei che sono lì vicino a noi. Mikado! E comunque abbiamo anche visto la faccia di Mikado. Infatti. Solo metà, però chissà che cos'altro c'è dall'altra parte. C'ha l'occhio maledetto come Setsuka. Ehi, stai bene, ti è stato sparato in faccia. Ti è stato sparato in faccia. Mi ricorda qualcuno, ma non mi ricordo chi. Dove l'ho già visto? Boh, la faccia è simile a quella di Uzzuru in realtà. Cioè, l'espressione vuota come quella di Uzzuru. Mi ricorda qualcuno, tipo, mi ricorda un po', non lo so perché, tipo lo stile di The World Ends With You. Non so, mi ricorda un po' Joshua, ma non c'entra nulla in realtà. Il taglio di capelli è completamente diverso, boh. Non so chi mi ricorda. Sembra che la maschera l'abbia protetto. No, non mi ricorda Keto Kid, c'è proprio la faccia sua. Cioè, non il come è vestito. Beh, ma comunque dovremmo aiutarlo. No. Madonna, che gnocco, che gnocco! È pure abbronzato! Ma ce l'ha con Mikado, non con Monocorvo. Perché infatti pure... Infatti, state lontano da quel... state lontano da lui. Pure la mommy gli ha sparato a Mikado. No, è troppo bello, Teruya. Basta, è troppo che bello. Che cazzo sta succedendo? Guarda il biondo di Virtus Last Reward. Dio! Cioè, è stato veramente un glow up di quelli proprio sconvolgenti, quello di Teruya. È proprio sconvolgente il glow up che ha avuto. Ma tu ti rendi conto? È pure abbronzato, è figo, è pazzesco. Non ha scattato una parola di quello che dice, vi sta prendendo in giro. Che cazzo ridi? Stai parlando di Mikado? Non so più cosa sta succedendo, voglio andare a casa. Sì, è pazzesco, mi piace che abbiano subito messo i personaggi. Perché in Danganronpa 2, minchia, hai dovuto aspettare il capitolo finale. E manco si sono incontrati di persona alla fine circa. Ma tutto bene, sorellona, everything is gonna be da Jobu. Ma che cazzo succede? Chi sono queste persone? Cioè, quindi loro adesso vedono lui. No way, infatti. Yuki Maeda, finalmente ci incontriamo. Damn. Ma scusami, allora, cioè, all'inizio del gioco io avevo detto forse siamo tornati indietro nel tempo perché qua c'è uno Yuki Maeda che è un ragazzino. E loro invece no, sono adulti, quindi che, cioè... È vero. Ma non cazzo... worka la cosa. Ma cazzo funziona la cosa? Cioè, non so quanto potrebbero passare, tipo 5 anni almeno, io penso, circa, sì, no? Sì, può darsi. Sono entrati comunque sicuramente nel ventennio. Sì, nel ventennio. Quindi sono passati 5 anni, come fa Yuki a essere ancora un ragazzino? Perché il file che abbiamo trovato in Another 1 faceva vedere l'hanno Yuki l'hanno criogenizzato. Torniamo alla teoria di si dice Specimen. L'hanno messo in un sonno criogenico. Ecco, esatto. Boh, vabbè. Vabbè, quindi finalmente ci incontriamo. Gli altri li hanno fatti regredire. E per quale motivo dovrebbero trasformare gli studenti? Luke, guarda in che cosa ti sei cacciato. È troppo mindfuck. Come, scusa? È troppo mindfuck. Yuki, conosci queste persone? Boh, sono tutti loro adesso stanno, cioè, stanno incontrando per la prima volta il vero Yuki Maeda. Il vero Yuki Maeda, esatto. No, io non so chi cazzo sono. Rei, questa situazione. Lo so, Aspetta, ok, non sono riuscito a ottenere molte informazioni, ma dobbiamo risbrigarcela farlo, in qualche modo. Scusate ragazzi, so che siete confusi, ma dovete ascoltarmi.
Non so chi siete o dove vivete, ma il vero colpevole che vi ha portato qui su quest'isola per svolgere un killing game è il mastermind Mikado Sannoji. Ma cosa? Che cazzo? Cosa? Come, scus? Ma che cazzo succede? Quindi lui voleva farsi il figo, tipo, che li proteggeva da monocorvo per fingersi un alleato. In realtà doveva essere il mastermind che tirava le fila. No way. Ok, è finito il gioco, è finito il gioco. So che è difficile da credere, ma dovete fidarvi di noi. Lo abbiamo seguito per anni, cioè lo abbiamo lo abbiamo dato la caccia, la per, caccia anni. Per anni. E solo adesso riusciamo finalmente a prenderlo. Ma che cazzo? Ma che significa? Aspettate, ma davvero voi cioè vi aspettate che crediamo delle persone che sono appena arrivate e hanno sparato a qualcuno? Dai, ma non può essere veramente, dico, il mastermind così all'inizio del gioco e poi ti devi comunque giocare. The fuck? Ah, e pensare che proprio tu ti saresti opposto a noi. Non posso spiegare tutto adesso, ma una cosa è certa: Mikado Sannoji è un enorme criminale. Criminale, attenzione. Lui è a capo di Void. Non posso dire con certezza quale sia il suo scopo, ma sta provando a seguire, cioè a svolgere un piano facendovi tutti giocare a questo killing game. Si inverte la formula. Ma che cazzo? In che senso si inverte? Mikado ha provato a fare cose molto simili in passato, ma non siamo mai riusciti a prenderlo. Ma oggi finalmente lo abbiamo catturato. Se lo lasceremo scappare, chissà cosa combinerà. Mamma, che waifu la mommy. Sono un po' sconvolto da questa cosa qui. No, io voglio, cioè, sono curioso di rivedere il replay di questa live nel momento in cui arrivano lei e nel momento in cui è arrivata Ruia. E infatti, se il prossimo video è scoprire il mastermind, allora che sarà? Scoprire Sora? Non lo so, raga, però cioè, sono così sconvolto che non riesco a dirvi se mi piace o non mi piace sta cosa qua. A me sì. Perché allora sono due le cose: o lui non è il vero mastermind e poi si scopre che c'è un mastermind più mastermind di lui ed è quello il colpo di scena, oppure è veramente il mastermind ma devi essere veramente un mostro di sceneggiatura per riuscire a creare delle situazioni insane pur sapendo chi è già il mastermind. No, Tac, non potevi mancare proprio in questa live, Tac. Me ne ricorderò. Damn. Ma chi siete voi che siete appena spuntati e ci dite questo? No, non può essere il processo più grande, visto che... Ah, già. Siamo della fondazione Kisaragi. Diamo la caccia e catturiamo i Remnants of Despair. Ancora i Remnants of Despair. E inoltre salviamo anche tutti i sopravvissuti che possiamo. Cioè quanti più sopravvissuti possibili. Io sono incaricato del dipartimento, giustamente, del dipartimento finanziario. Questa ragazza qui invece è incaricata di raccogliere informazioni. Vabbè, l'Intel tipo, no? A Kisaragi Foundation, Remnants of Despair. Aspetta, però non ho capito un cazzo di cosa stavo parlando in questo momento. Lo so. Ray, davvero tu credi che questi ragazzini... No, pensi che questi ragazzini, tipo, okay, come noi? Cioè, che gli hanno tolti i ricordi, sì, penso. Sono come noi? Ma che stiamo facendo qui? Le cose stanno andando troppo velocemente, non so più che cosa fare. Però un po' mi fa rabbia, perché io ero curioso di vedere Mikado come svolgeva il suo ruolo di mastermind, e invece così l'hanno spoilerato. Cioè, ma che fate? Teruya e Mommy, che combinate? Mikado è il mastermind. Ma allora, di cosa stava parlando prima? E cos'è questo pupazzo? Il bello è che avevo detto, no, Mikado mi sembra un po' sasso, non dico che è il mastermind, però... Teruya, è il momento, finiamola subito. Ammazzano Monocorvo o ammazzano Mikado? Sì, capito. Mikado? Ammazzano Mikado? Mikado era ancora lì, come se fosse morto lì sul posto, e Monocorvo aveva smesso di muoversi. Proprio come aveva detto Setsuka, non sapevamo cosa fare. Il miglior mastermind creato, va bene, ok. Vai. Sono molto curioso. Ignorando tutto questo, i due extra ne sono andati, cioè vanno verso Mikado. Mikado Sannoji, non puoi più scappare. I tuoi piani sono
Vabbè, sono rovinati. Rovinati, sì. Per omicidio, violenza, rapimento e furto. Nella nostra giurisdizione possiamo arrestarti. Verrai portato, tenuto in custodia della fondazione Kisaragi e dopo essere stato consegnato al tribunale. Facciamo un trial su di lui, mo, ecco. Invece di fare il trial sugli omicidi. Non me ne frega un cazzo di cosa succederà dopo. A essere onesto, avremmo dovuto... Cioè, cosa è dell'Utaro Incident? Avremmo dovuto catturarlo durante l'incidente Ryutaro l'ultima volta. Chi è Ryutaro? Ryutaro. Ryutaro. Se non fosse stato per il mio errore l'avremmo fatto. Ryutaro. Non c'è bisogno di pensare al passato, quello che importa è il risultato. Ryutaro, un nome che ho già visto in Danganronpa, però forse era tipo un fratello di un fratello. Sì, un fratello. Sì, ma l'avevo già menzionato. Vabbè, lo scopriremo. Dov'è il telecomando? No, è lì dietro. Come... l'avranno detto, ma ora non ci ricordiamo, vabbè. Ma perché lui è così... Che fa, scappa? Ma che? Che cazzo? Ecco, Nagito. Arg! Si è fatto saltare in aria, che ha fatto? Ah, dovevate proprio rivelare tutto, che rottura. C'è pure la luce nell'occhio della maschera. Vai tu avanti. Infatti. Che rottura. Fratello di Maki. Ah. Ok, non me lo ricordavo. Beh, comunque alla fine funzionerà lo stesso. Stavo solo scommettendo per vedere se saresti arrivati oppure no. Fare l'eroe era più difficile di quello che pensavo. Quindi qua ci vuole il piano B. Ah, dal fuoco. Vabbè, del pompiere, dai, qual è il problema? Infatti. Ma che cavolo è successo? Sembrava come se Mikako stesse sputando fuoco. Ma che cacchio gli prende a Mikado adesso? Vado la voce di Teruya. Ah, quindi ti sei rivelato, picco. La maschera. non rompete. Questo è già un bel casino. Se continuate ad andare avanti così, finirete solo con rendere le cose ancora più difficili per questi poveri studenti. Allora è canon il sole e la malvagità. Infatti era Son of Despair. E quindi, cioè, era lui il cattivo, che c'è il sole. E invece la Moon è Hop. Quindi tutti quelli che hanno il simbolino della luna, come Satsuki e sua madre Setsuka, sono buoni. Cioè, lui è un vero mago, cioè insano, cioè capito, ha evocato le fiamme, assurdo. Vai. La faccia umana in realtà, sì, cioè la maschera è quella che mostra le emozioni. È la maschera a fare le espressioni facciali, sì, mi piace un sacco sta cosa. Sono solo io o sono diventato un personaggio secondario? No, eri il mio preferito, Monocorvo. Sei sicuro che ti va bene questo, Mikado? Non è neanche lontanamente vicino al piano originale. Sì, sono palesemente madre e figlia, cioè. Yare. La maschera di nuovo. Beh, non importa, mi aspettavo di peggio. Adesso sarà molto più facile per me. Anche se volevo davvero provare a fare l'eroe. Ma sei davvero tu, Mikado? Sta parlando con Monocorvo. Sì. Davvero? Yare. No, non è veramente la mamma, dai. Rei, mi bene? Stai bene? Stai tranquillo. Non mi aspettavo che lui fosse pronto per noi. Ma davvero credi che questo importa? Credi che davvero di poter fare come ti pare? Davvero credi che siamo stupidi? Ti abbiamo studiato per anni. Per anni. Eravamo preparati a una cosa come questa. Beh, ecco perché farò qualcosa prima che voi facciate qualcosa di stupido. E che cosa fa? Esplode? Avrei. A essere onesto, non lo so, vabbè, ma soprattutto... Ah, che ci è mancato poco. Sì. Ma soprattutto, 17 va oltre il limite. Perché no, adesso sono diventati 17. Oh, se ammazza Teruya è molto divertente. No, ragazzi. Mi ammazzo io, No, non toccare Teruya. È molto divertente. No, io quitto. Ti giuro che reagisco peggio di come ho reagito con Rantaro. Ma è veramente un mago, c'ha i poteri? No way!
No, la mommy, no! Ma che cazzo? No, Ma è la musica di Monomi! No, non puoi, no, non credo. È tipo la musica di Monomi remixa. Ma no, ascolta. No, è fake, ragazzi. Bello, le fiamme mondo, vere comunque. È un mondo virtuale, fake o qualcosa del genere. No, raga. Non può avere la magia. Ok, tutto, gli ultimate, eccetera. Non può avere la magia. No, secondo me c'è un trick. C'è un lanciafiamme montato sotto. Che trick ci può essere? No, la Momi, dico, non può essere morta davvero. Cioè, Teruya è vivo e ha killato la mommy, io non ci posso credere. No, non credo, secondo me. Che bellissima quell'espressione facciale. Sì. Secondo me rispunta la mommy, cioè non può morire così. No, io denial, cioè no. Io non, cioè, è fake. Per me finché non finiamo il gioco è fake. Cosa? Sta morte della mommy. No, pure per me. No, è fake finché non finiamo è il troppo... gioco. È troppo... buttata così a caso, capito? Ma poi con una magia, capito? Non è che è stata crivellata di colpi. E soprattutto lei, non sembrava impanicata, capito? Cioè, come se si aspettava che facesse una cosa del genere, sapeva già come reagire. È troppo strano. E poi scusa, Teruya ora inizia a far parte del gioco come sedicesimo studente? Non mi dire, per favore. È morta! Mi stai prendendo in giro? Ray? Bruciata senza lasciare traccia. Ma che è veramente la vendetta di Teruya questo gioco, raga. Cioè, mo mi sa che sono obbligato veramente a chiamarlo la vendetta di Teruya questo gioco. La prima, la live. Perché ora c'ha veramente qualcosa di cui vendicarsi Teruya. No, non è morta la mamma. Ma che cazzo. Immagino che ora conosciate tutti la vostra posizione. Non c'è nessuna speranza nel provare a sconfiggermi. Ma non è... Io non ci credo che è morta Ori. Non ci credo. No, perché è troppo strana come cosa. Io non ci credo. Mi fa incazzare se ha sopravvissuto un intero gioco per poi morire subito, come era successo in Danganronpa 2 con Byakuya. Lì mi ero incazzato parecchio. Qua no. Raga, ma mi sembra troppo buttata a caso una morte così della mommy. Cioè, è stata un personaggio importantissimo. Te la presentano come un personaggio importantissimo e poi, cioè, così. Non lo so. Cioè, se davvero così. No, io. Se davvero così mi fa incazzare. Cioè. Io voglio mettere tutto in dubbio. Tutto in dubbio. E mi puzza troppo questa cosa qui della magia. A parte che c'ha il coso. Non è che è come Roy Mustang che c'ha il guanto fa. Vabbè, perché è stato ridotto in cenere Unlucky. In teoria, almeno a quanto ci hanno fatto vedere. Vabbè, vai. Comunque, il discorso sarebbe questo: che loro sanno chi è il mastermind, ma non gli possono fare nulla perché sennò li uccide lo stesso. Che è una cosa cleaver, però. Troppo strano. Eravate tutti fottuti nel preciso momento in cui avete messo piede su quest'isola. No way. No, non può star succedendo davvero. Beh, come regalo per essere stati così coraggiosi, ho un regalo cioè... Kouragous. Vabbè, un regalo solo per te. Forse sta parlando con Teruya. Con Teruya. Ma questo, aspetta, no, questo non era quello che io... Ma gli dà il cadavere di Kinjo, che gli dà? Oh, non ammazzare pure Teruya, Cristo santo. Go! No! No, io ancora di più adesso sono convinta che non può essere così. No. No, raga, se sono morti vere, a me sta facendo... Cioè, mi viene da ridere perché è assurda come situazione. No. Ma c'è bellissimo, c'è la galassia sul mantello. Ma vaffanculo, tu la galassia. Adesso l'infinito è oltre. Oddio, ma che cazzo. Ma che significa? Ma è insano. È insano. Ma veramente loro l'hanno trovato e lui così li ha uccisi come se fossero moscerini. Come cazzo lo sconfiggono? È peggio di Utsuro.
Omigoto! Ho fatto un fuoricampo! No, io non mi rassegno questa cosa, non può essere così. Che lei faccia? C'è la faccia contenta, la maschera. È davvero eccitante usare la magia. Potrei abituarmici. È un mondo virtuale, dai, non può usare la magia, dai, non può. È ancora vivo, Teruya. Sono entrambi ancora vivi, ragazzi. Mikado, so che ti stai divertendo, ma non potresti far qualcosa? Sono tutti impietriti. Sono io Mikado, infatti sto ridendo. Sono più malvagio di Mikado. Ma che cazzo, come possiamo reagire a una roba del genere? Perché siete sorpresi? Ovviamente, ovvio che posso usare la magia, sono l'ultimate mago. Vuol dire l'ultimate stregone, potremmo dire, per rendere meglio l'idea. Addio, sbando. Ciao, Venti, alla prossima. Vabbè, ragazzi, abbiamo ancora Kinjo, dai. La clip di Simone che ride nel vedere Teruya. Ma ce la vedi? Cioè, Teruya che è lì tranquillo e lui che fa... Vai all'inferno, tipo, lo fa volare via in una colonna di fuoco. Ma è insana sta cosa qui. Per me è una scelta di trama di merda. Se ma non lo sai davvero. Ancora, dai, sì, no, dico, se li ha uccisi davvero, per me è una scelta di trama di merda. No, perché non ha nessun senso. È per far capire quanto è forte, Mikado. No, perché non gli hai fatto manco svolgere un ruolo a loro in questo gioco. Hanno smascherato il master. No, ok, ma non c'è. Non ha senso comunque. No, cioè, comunque è molto anticlimatico, ma nel senso che proprio non te l'aspetti. C'è un susseguirsi di robe, una più assurda dell'altra. Loro che arrivano, fanno irruzione, tolgono la maschera. Come hai detto tu, la maschera sicuramente dobbiamo aspettare che muore nel quinto capitolo. Invece no, gliel'hanno tolta subito. Ti hanno messo subito i personaggi sopravvissuti dell'uno. Hanno rivelato qual è il mastermind e sono morti. Cioè, ti rendi conto di un'escalation di cose che non ti aspetteresti mai? Vanno contro tutti i canoni che ti aspetteresti. Cioè, è geniale, onestamente, questa cosa qui. Ma a parte, ovviamente, che pure io, una piccola parte di me sa che può essere vero che la mommy sia morta e sono incazzato. Però, cioè, è assurda come cosa, se ci pensi. Ma te la rite lui è in volo, si è aggrappato in un elicottero. Certo. No, è... A me piace sta cosa qua che proprio... Cioè, che è andato tutto l'opposto di quello che ti aspetti. Onestamente è assurda come cosa. Sono molto curioso di vedere come se la gestisce sta cosa qua del mastermind già rivelato. Ce la fai a vivere? Voglio chiudere la live. In ogni caso è tardi, a prescindere da tutto. Vabbè. Mettendo tutto da parte, quello che hanno appena detto è vero, no? Vabbè, a questo punto non ho più un cazzo da dire. Hanno ragione. Sono il mastermind che vi ha rapito. Ah, che imbarazzante ammetterlo. Quindi tu volevi negare questo fatto e controllarci tutte alle nostre spalle, no? No, non fare baby rage. C'è la tua pittrice inutile ancora viva, Mary. Sì, più o meno, ma il piano originale ormai è facappato. Allora, lasciati chiedere alcune cose. Adesso sappiamo che tu sei il mastermind, che cazzo dovremmo fare? Cioè, abbiamo trovato il colpevole, no? Quindi se qualcuno uccide per scappare, il gioco finisce, giusto? Comunque, se fossi se fossi stato in te, io non sarei... Il cazzo non è sarei rivelato così, come mastermind. Perché per noi quei due erano super sospetti. Quindi avresti potuto nascondere il fatto che eri il mastermind e magari dire che erano loro che stavano cercando di... E Kinjo dov'è, boh? No, non è che l'ho preso in antipatia, però è troppo ameba. Cioè... Vabbè, chi cazzo se ne fotte? La mia vera identità non ha importanza. Questa cosa sembra molto come... Non importa che io rimanessi in vita, non importa che io... sapessi di essere il mastermind, le cose che diceva Kane, e alla fine è vero. Quindi perché dice che la sua vera identità non importa?
Cioè, perché a lui va bene, anche se loro sanno che è il mastermind? Cosa c'è sotto? Non lo so se la voglio sapere, Matt. Il Killing Game è tutto ciò che importa. Tutto il resto non è importante. Quindi a lui interessa che il Killing Game vada avanti. Non gli importa se si scopre chi è il mass, ma non gli importa magari se viene pure ucciso. Perché tanto c'è il monocorvo, forse. Ok, mastermind o meno, il fatto che sia uno studente non cambia. Cioè, quindi se c'è al primo omicidio penseranno tutti che è stato lui perché è tipo malvagio. E lo possono accusare perché lui è semplicemente un partecipante. Quindi stai dicendo che quello che ha detto prima monocorvo vale ancora? Sì. Mikado è qui solo per quello che vi ha mostrato Mikado significa che il Killing Game è vero. Quindi alla fine non è cambiato nulla. Dovete comunque partecipare. Non può essere, quindi dobbiamo andarcene. Dobbiamo uccidere qualcuno per andarcene da quest'isola? Quindi qualcuno potrebbe uccidermi in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Ma chi è che farebbe una cosa sudicia come un omicidio? Non ce ne andremo da questo posto sporcandoci le mani. Ha ragione, come dice Yuri. Tanto possiamo nuotare via di qui o lanciare un SOS. Quello che ha detto Mikado è scioccante, ma non possiamo lasciare intimorirci. Ah, quindi vuoi sfidarmi? Non te lo consiglio. Io non vi obbligherò a uccidere. Se non volete uccidere, vi basterà vivere per sempre su quest'isola. Ma rimanere per sempre su quest'isola è tipo... La scelta è vostra. Io faccio solo lo scenario, cioè creo solo lo scenario. Quindi faremo davvero un Killing Game? Ah, ok. Non faccio da tantissimo tempo una cosa così interessante. Io invece avevo tradotto all'inizio, non lo faccio da tantissimo tempo. Ho detto, what? Ha già partecipato a un Killing Game? Vabbè, comunque credo di aver capito. Quindi metterò da parte il fatto che mi ha rapito. Quindi per scappare devo semplicemente uccidere qualcuno, no? Bene, abbiamo. È tutto al contrario. Tutti devono cercare di ammazzare il mastermind senza essere scoperti. Potrebbero tentare di uccidere il mastermind. Qualcuno potrebbe anche riuscirci, ma se lo fanno comunque devono... Damn, è come Danganronpa V3. E poi comunque Monocorvo ti costringe comunque a uccidere quella persona. Ma io adesso ho capito che c'ha la cravatta nel taschino lui. È vero, nel taschino. Non l'ho letta volutamente, Matt, perché come facciamo tipo su Ace Attorney anche in altri cosi, evitiamo di leggere le teorie degli spettatori per non anticiparci cose, perché siete bravi, intelligenti, cioè ci arrivate anche voi alle cose, quindi per questo l'avevo ignorata volutamente. Aspetta, cosa? Mi ha cominciato a impanicarci, ci sentivamo privi inoffensivi. Ma in quel momento Shobai... Indifesi, semmai. Indifesi. Shobai si è lanciato contro Yuki. A un altro... Cioè, lui prova già subito a fare l'omicidio. Perché non gli è stato detto del class trial? Oddio, ci pensi? Questo ammazza Yuki? E poi viene ucciso da Monocorvo. Non ammazza perché Yuki è sculato. Non lo ammazza nessuno. Yuki, attento! Secondo me. Ecco! Ma che cazzo! Proprio come Danganronpa V3. Più o meno. Perché aveva un coltello lui? Sora? È che è un ultimate delinquente. Sarebbe figo se morisse per primo il mastermind Jerry. Sarebbe figo. Però sarebbe anche uno spreco a livello di trama. Non capisco. Che cazzo è? Ma non mi dire che ora muore lei e iniziamo ad usare... ho detto, Yuki, proprio come Danganronpa V3.
cazzo è il Killing Game? Che cazzo è la Kisaragi Foundation, eh? Perché ho salvato Yuki? Allora, però, se morisse Sora, potrebbe anche essere una cosa positiva, perché il fatto che lei empty, void, magari era un'alleata del Mastermind, eh? Potrebbe non essere una cosa brutta. Non so più niente, non so più nulla. Ma in quel momento non sapevo nemmeno che mettere piede in Utsuroshima sarebbe stata la mia tomba. Avrebbe cambiato per sempre la mia vita. Vabbè, insomma. Ma ah, direi di chiudere qua. Venga, romper. Empty, cos'è? Empty. No, cielo significa. Ah. Senti, rimanenti 15. E non è morta ancora. Peccato, potevano essere 17. Mikado ha deciso che non era così. Certo, vuoi salvare. Quanti quelli salvataggi abbiamo? Tanti. Salviamo nel 2, dai. Beh, direi che posso chiudere, dai. Wow. Mandarti un video dove lui fa la parodia di una pubblicità. Allora, dovremmo vedere in realtà il video di Max. Dovremmo vedere. Vabbè, quelli di Jet durano poco in teoria. Ma eravamo lontanissimi. Sì, lo so, devo vedere il tuo, Max. È stato no, è veramente pazzesco. Cioè, prima ho detto che non sapevo se mi piaceva questa cosa di Mikado. Però, appunto, devo... Cioè, sono curioso, molto curioso. E cosa del mastermind a parte, come ho detto prima, è bellissimo il fatto che sia un'escalation di cose che non ti aspetti, to be honest. Quindi sono molto, 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 molto contento. Molto contento. Senti, ok, i personaggi e tutto, è Danganronpa, le persone muoiono in Danganronpa, ok? Non ti affezionare ai personaggi, così sei tranquilla, e goditi goditi la bellezza della trama. La bellezza della trama. La bellezza della trama. Ma vuoi pensare alla trama? Ah, ma Teruya, cos'è un pisello, Teruya? È un pisello in un mare di uomini. Apprezza la trama, le scelte di scenografia, l'imprevedibile, l'imponderabile, il capovolgimento di tutti i trop. A me i si sono capovolte le palle. Cioè, pensa a Teruya che viene lanciato in aria in una colonna di fuoco, va all'inferno, e Teruya era tipo Goku, aiuto. Cioè, non paragonare a Teruya a Krillin, perché vabbè, hanno un po' la stessa utilità. Cioè, è bellissimo. È bellissimo, ragazzi, veramente insano. Quando mi dicevate che Another 2 era un giocone incredibile, io non pensavo, cioè, mi ero fatto aspettative alte, ma questo prologo è veramente assurdo. Sarò onesta, se mi mettevano un facsimile di Nagito e Hajime e li facevano mettere insieme, diventava il gioco migliore del mondo. Io sono fiero shipper Komaina, ma purtroppo il Nagito, il fake Nagito di questo gioco fa un po' schifo, Erika. Fa un po' schifo. No, non è morta. Sì, ma ce l'ho già il video, non ti preoccupare, lo guardiamo. Ciao, Kuli. No, veramente, veramente insano questo live. Vabbè, Ori, mi sento meno in colpa adesso dopo questa live, to be honest, perché, cioè, se dovevi scegliere una live in cui donare le sub, hai scelto la live giusta. Cioè, veramente, forse è meglio veramente che ieri l'abbiamo saltata. Perché questo capitolo era proprio da godere proprio a pie pari. Sì, per favore, Lisette, mandamele perché vorrei.
Guarda, capisco anche perché diciate: no, il prologo lo devi finire tutto. Lo devi finire tutto oggi. Il prologo. Devi finire il prologo. Sì, mandamelo, perché tu mi avevi detto: mi volevi mandare. Mi volevi mandare il personaggio con cui. Che ti sblocca la skill per vedere i personaggi sulla mappa. Molto utile, direi. Quello che ti sblocca più free time. Mi avevi detto. Poi un'altra skill, non mi ricordo quello. Mi hai detto. Sono sempre sei capitoli. Immagino di sì. Immagino di sì. È un po' bassa sta telecamera. Ok, vediamo il video di Max, ragazzi. E poi per i trial. Per i trial, ma che li rende facili. Tipo. Tipo. La skill di Kinge rotta, perché in quel caso no, quella di Kinge era rottissima. Allora, due free time con Nikkei. Ok, che ti dà la skill tempo libero. Ok, Yoru così, tanto con lei li volevo fare, a prescindere. Un free time con Shobai. E provare a ammazzare Setsuka, vabbè, cioè, insano. Cioè, Yoruku e Setsuka, ovviamente che le volevo fare. Ti dà la skill del tempo libero, ok. Ho mandato un video anche io, ok. Allora, ok, non è quella di Kinjo. Vediamo quello che ci ha mandato Max. Max Power, vediamo cos'è che ha fatto Saidonia. Saidonia, non lo seguo da... Non lo seguo tipo da anni, Saidonia. Tra l'altro la mia cam li copre tipo, mi dispiace Saidania. Saidania l'ho chiamata, oggi non so parlare ragazzi. Sta facendo? Sta caricando mentalmente la testa. Quindi tu hai detto Max che c'è una canzone di Ed Sheeran e l'hanno cambiata con Tiziano Ferro. Vediamo. Ma che cazzo? Dicono che mi servirà. Se non uccide, no, è perfetto, è perfetto. L'hanno scritto questo trailer su Tiziano Ferro. La terra cristallizzazione. Ma. E Hubert di Hubert, scusate, no? Vabbè, mo è... Cioè, è morto con Serena con ritornello. Oh mio Dio! No, comunque, con il Piplup là, come si chiama? No, Piplup, vabbè. Fu la paperella che muore con di Serena. Era Hubert, infatti, era uguale. Quaxi, non mi ricordo. Mi ricordo solo Sprigatito e Fue Coco. Ma che cazzo è? Un ragno cammello, che è? Un granchio cammello. Ed Sheeran, puppami il cazzo. Ripenserei che non sei qua. No, è perfetto, cioè... Sono in hype per il prossimo tornello. La giraffa col cappuccio emo. Che carino! Ah sì, questo già l'avevano annunciato, me l'ho dimenticato. Sembra figo però. Vediamo. No, non è possibile. Non è possibile. Ma ha cambiato voce, Saidonia! Non è possibile! Oh, però il primo ritornello con Quaxi che moriva era troppo tragico. Ah, questo l'ho visto che li hanno presentato. Cioè, assurda sta cosa qua delle evoluzioni. Mi sembra diversa, mi sembra tipo più grave la voce sua.
Me la ricordavo tipo più acuta. Ma sta parte tipo con... con le luci tipo... La variazione è tutta con i teracristalli. Lo giuro. Ma che cazzo. Quello che viene che entra nella ball. Ma che cazzo. Oh, ma è gigante. Ah, possono pure volare. Ok. No, vabbè. Lo voglio. Voglio giocare a questo gioco. Ma... pure io, pure io. Allora, mi ha convinto. Durante la windrun c'è il momento Serenere. Ok, cioè ci deve essere un momento nel quale va playata Serenere. Noi capiamo che quello è il momento Serenere perché per noi. Perché è partito? No, non penso proprio, Ori. Non penso proprio, Ori. Perché in realtà forse neanche lo vuole comprare, Ilaria. Quindi la prevendita ti arriva con l'autografo di Tiziano. LOL. Questa è quella che mi ha passato Matt. Che se... che... non lo posso mettere a tutto schermo, no? Ah, cerchiamo soldi, capiamo. Ma sono quelli che stanno facendo la roba di FNAF? Ha detto gioca al mio gioco. Non ho capito, Matt. Sono confuso. I am un po' confuso. Enda copia, ok, linkamelo. Va bene, ora lo guardiamo Nautilus e poi ci salutiamo, che sto già alle 10:30. Insano ragazzi, è volato oggi il tempo. A proposito dei ladri, fai in live i boss? Sì, solo che siamo molto indietro, non abbiamo più giocato con Max. Abbiamo fatto tipo, ci manca un giorno al... come si chiama? Il risveglio del cuore di Kamoshida. Quindi non abbiamo nemmeno finito il primo capitolo, diciamo. Però in teoria l'abbiamo finito. Nel senso, manca solo un giorno. Nel frattempo ovviamente stiamo facendo le cose che facciamo sempre. Cioè, stiamo boostando le social stat, i confidenti, eccetera, eccetera. Siamo riusciti ad arrivare a coraggio livello 2 vedendo il film The Millionaire al cinema. Quindi abbiamo fatto il nuovo confidente con Takemi. Ciao Giadi, buona serata, un bacio, grazie. Ok, Unlucky, la vedo adesso. Allora, non so se faccio live adesso nel fine settimana, ragazzi. Sicuramente riprendiamo lunedì e mercoledì con Another, assolutamente sì. Quindi lunedì 14 e mercoledì 16 sicuramente, lunedì 20, 21 e mercoledì 23 sicuro. Vediamo se ci viene voglia di fare qualche live extra. Il 15, cioè martedì della prossima settimana, quindi fra 5 giorni, volevo giocare a Bendy 2 perché esce proprio martedì 15, Bendy and the Dark Revival, quindi potremmo fare un martedì horror. Che l'ascolti mi fa sapere se ti è piaciuta. Cosa, Mary? Sì, Max, cioè non lo so, è sabato, quindi non so se, cioè in teoria dovevo andarmi a comprare un giubbotto, poi non so se usciremo a mangiare fuori con Ilaria, ma comunque ti prometto che giocheremo a Persona
molto presto, quello sicuro, perché ho voglia di andare avanti, voglia di giocarlo, ho molta voglia. Solo che purtroppo sto fatto del corso mi sta rubando molto tempo. Di buono c'è che io devo finire il primo modulo entro il 27, ma sto andando molto molto veloce, quindi se sono abbastanza veloce potrei avere una settimana, tra virgolette, libera, quella dal 21 al 27, anche perché poi c'è il Games Week, però diciamo se sono abbastanza veloce potrei essere libero anche nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dipende da come mi gestisco io il tempo. L'avevo aperto quel link, Matt, cioè ce l'ho qui tra le tab e dopo ci do un'occhiata. New Genesis, vuoi che ascolto quella? Cerchi Uta, la trovi, perché Uta, ok, il personaggio, lo so. Cioè Uta è quel personaggio, l'ho visto perché l'aveva messo giù delle storie. Uta. Yes, ok, Joshua, guardo i messaggi su Telegram. Allora, vediamo questo video di Nautilus e poi io me ne vado dai coglioni. Jason Griffith. Yeah, that's my name. Do the shadow voice. What? Like how you do in the game, it turns me on. I don't know, it's like my job, it feels weird in this context. But it's my favorite game for the GameCube. Huh? Your Sonic Heroes game is Shadow the Hedgehog. Ah, pensavo Sonic Heroes. Good GameCube games there are. You could have said Wind Waker, Metroid Prime, Super Smash Brothers. Sonic Heroes. Your favorite is the one where Shadow the Hedgehog. Shadow Heroes. Gun? I mean, what is wrong? Shadow Heroes, ho detto invece di Sonic. I'm going to destroy this damn pussy. Oh yeah. Vabbè, Shadow rimane sempre un personaggio scemo, Nautilus, mi dispiace. Non cambia la realtà dei fatti. Anche se fai la Shadow Voice nella vita vera, non ti porterai Mommy Ray a letto, mi dispiace. Ragazzi, grazie di tu... Ho eliminato alcune scene da OBS e ho cambiato la disposizione delle scene. E praticamente, niente, è successo che... Ah, se faccio full screen forse lo vedete. Sì, ecco, vedete qua ci sono... Ho riordinato un po' le scene, ho tolto i livelli inutili. Camera prima stava qui. Non mi fanno spiegare perché mi devono prendere in giro con i sound alert. Camera prima ce l'avevo qua, anzi no, ce l'avevo qua io, qua, al posto di intro. Quella che metto qua, mi dispiace, si è bloccato il sound alert, godo. Quindi praticamente ho cliccato lì pensando di finire qua e invece stava partendo la intro. Comunque sì, ora vado a consolare, ragazzi. Che avete mandato le clip? Simo comincia la live, che stupido. Vabbè, anyway, ragazzi, grazie Max per la clip, grazie di essere rimasti qui oggi, veramente live insana, sono troppo contento. Che cazzo era questo rumore? Io che snortavo. Snortava, sta piangendo per Teruia. Ragazzi, grazie di tutto, siete bellissimi, siete stupendi, vi mando un bacione grosso, un abbraccione grosso. Non so se ci vediamo adesso, in fine settimana o la settimana prossima, grazie di tutto, vi mando tanti baci, siete belli, alla prossima, stavolta non sbaglierò scena, assolutamente, go to hell, Teruya.